il rapporto col sabato delle idee che già va avanti da molti anni e anche appunto l'inclusione di un evento del sabato delle idee all'interno di Futuro Remoto. L'anno scorso ci occupammo del tema del fine vita, del dibattito intorno al fine vita e oggi ci occupiamo di un tema altrettanto caldo, seppure appunto molto diverso, che riguarda appunto molto da vicino il futuro della nostra società, soprattutto per quanto riguarda appunto le ricadute sul mondo del lavoro, che era un po' il tema che oggi volevamo anche esplorare. Vi ricordo che fino a domani c'è ancora Futuro Remoto, quest'anno alla Città della Scienza, quindi non lontano da qui, dove fondamentalmente c'è davvero tantissimo mondo della ricerca di questa regione e non solo, quindi è un'occasione veramente per vedere le cose straordinarie e importanti che avvengono nelle nostre università, nei nostri centri di ricerca. Quindi vi invito tutti a andare a visitare la nostra manifestazione fino a domani alle ore 18. Vi ringrazio per la presenza, ringrazio il professore Salvatore per l'occasione, diciamo, che ci dà di essere ancora una volta qui a discutere e passo la parola al professore D'Alessandro, al dottore D'Alessandro. Sì, pronto? Ecco. Grazie Luigi. Io sono particolarmente felice di trovarmi in questo momento in una scuola, in una delle grandi scuole in cui si preparano le future generazioni, in una delle grandi scuole di questa città, una scuola nella quale c'è moltissimo futuro che si sta svolgendo. Io sulla manifestazione Futuro Remoto sono totalmente d'accordo, forse l'unica cosa sulla quale non sono d'accordo è il nome, nel senso che il futuro è, l'ha detto di recente Gaetano Manfredi, per chi lavora, per chi ha il piacere di lavorare nel mondo della scuola, per chi ha il piacere di lavorare nel mondo dell'università, è qualcosa che sta accadendo. Noi abbiamo i giovani, abbiamo i progetti, abbiamo le tecnologie, noi tutti in queste università ci accorgiamo che il mondo appunto cambia, qualche volta entrare nei nostri laboratori, vedere i ragazzi al lavoro è un po' sentire il rumore del mondo che sta cambiando. Ecco, queste riflessioni che diciamo, oggi svolgiamo appunto in una scuola sono estremamente importanti perché ci aiutano da un lato a fare il punto, dall'altro, come fa Futuro Remoto, a socializzare questo futuro che sta accadendo, perché la socializzazione è anche riflessione sul futuro. Avremo anche dei momenti di pensiero etico rispetto a questo futuro e a queste tecnologie. Questo mi sembra estremamente importante perché di questo futuro possiamo essere sicuri e rassicurati nella misura in cui siamo in grado di governarlo secondo dei principi diciamo di scienza umana molto forti e significativi. Grazie. Brevissimo saluto, anche se su questo argomento vorrei parlare molto, perché è una cosa che, diciamo, è un tema che mi sta molto a cuore. E in primo luogo devo dire, anche per me è un particolare piacere stare in una scuola e stare in questa scuola, perché questa scuola rappresenta per, diciamo, un po' la comunità degli ingegneri campani, un luogo, diciamo, importante, perché c'è stato sempre un legame estremamente forte tra la facoltà di ingegneria, che è la mia facoltà, cioè la chiamo ancora facoltà, che è anche la facoltà della preside, che è qua vicino, e il Righi, e c'è stato sempre un legame molto forte, che è stato un legame fatto di persone, cioè dei tantissimi studenti che uscendo da questa scuola hanno poi conseguito la laurea nella nostra facoltà, dei tantissimi docenti che venendo dalla nostra facoltà sono venuti a insegnare qua, San Bruno che annuisce, e del rapporto costante che oggi c'è, che c'è sempre stato, fatto di laboratori insieme, di progetti insieme, di tante cose fatte insieme, proprio della realizzazione di quel modello di continuità tra la formazione, chiamiamola tecnico-professionale, l'università
che dovrebbe essere la forza del paese e che purtroppo in alcune regioni d'Italia più si riesce a realizzare e da noi si riesce a fare in maniera più sporadica, come per esempio si fa con Righi. Quindi perciò diciamo veramente un grande saluto alla preside, al corpo docente e agli studenti. E poi il tema di oggi credo che sia il tema centrale, come diceva Lucio, diciamo, non del futuro remoto, perché ho detto ieri il futuro è oggi, perché il futuro lo stiamo vivendo, con l'idea che il futuro verrà, alla fine pensiamo che noi possiamo ancora pensare al passato, il passato non c'è più, cioè oggi il futuro è la grande trasformazione digitale, il grande cambiamento che è legato a una trasformazione tecnologica, una trasformazione velocissima ed epocale, che sta trasformando non solo il nostro sistema produttivo, ma soprattutto sta trasformando la nostra società. E su questo credo che l'idea oggi di parlare di tecnologie, ma parlare anche di società, sia importantissimo. Noi abbiamo molto sottovalutato quale poteva essere l'impatto di questo cambiamento nell'ambito dell'organizzazione della società occidentale, perché non ci siamo resi conto che la modifica questa modifica tecnologica così profonda avrebbe cambiato la struttura della nostra società e anche il ruolo delle organizzazioni sociali. E quindi questa sottovalutazione la stiamo pagando, credo, in questa fase. E quindi noi dobbiamo ripensare a un modello organizzativo completamente diverso, oggi c'è anche il sindacato che interviene su questo, e credo che questo sia estremamente importante, perché proprio oggi c'è un articolo di Dario Di Vico sul Corriere della Sera che parla proprio di questo argomento, di come cambia il ruolo delle organizzazioni del lavoro, come cambiano i diritti. Oggi io credo che oggi noi dobbiamo rimettere al centro dei diritti il tema dell'educazione e della formazione, che diventa un diritto soggettivo del lavoratore, perché se la persona non viene continuamente formata, automaticamente viene espulsa dal mercato del lavoro. Cioè è un processo automatico. Allora, diciamo oggi educazione è come welfare, è la possibilità di restare all'interno del ciclo produttivo. E quindi questo cambia molto rispetto a quello che noi pensavamo, cambia molto anche nel ruolo dell'università, che è ovviamente uno degli agenti formativi fondamentali in questo processo, non l'unico, ma uno degli agenti formativi. Oggi il grande tema non è solamente formare i giovani, che è un tema importantissimo, ma come riformare tutte le persone che stanno nel processo produttivo, il reskilling della forza lavoro, il tema centrale, perché le tecnologie cambiano in maniera radicale ogni 10 anni, questa è la previsione che noi abbiamo da tutti quelli che fanno un minimo di visione del futuro, e quindi il mondo del lavoro deve cambiare continuamente. Come si fa questo? Chi lo fa? Chi lo paga? E questo è un tema fondamentale, quindi è un tema che bisogna mettere sul tavolo della discussione. Questo è il vero tema, cioè il resto sono parole, idee di poter ripristinare modelli di 20-30 anni fa, cioè come del resto noi l'abbiamo già vissuto questa cosa quando è stata meccanizzata l'agricoltura. Si pensava che si poteva obbligare a un certo numero di persone che lavoravano nei campi, quando fu meccanizzato il tessile in Inghilterra, nacque il buddismo. Quindi insomma sono storie che abbiamo già vissuto, quindi abbiamo già viste, e gli interpreti cambiano, ma le storie sono sempre le stesse e la conclusione è sempre anche uguale, che diciamo è chiaro che l'unico vincitore è il progresso. Il problema è che se non si governa il progresso, chi paga sono le parti più deboli della società. Quindi noi dobbiamo essere in grado di mettere a disposizione le nostre competenze, la nostra visione, per creare uno sviluppo che sia uno sviluppo equo, che sia uno sviluppo che riduce i divari e non li aumenta, e per far questo ci vuole una competenza, cioè bisogna avere a lavorare le persone competenti.
E quindi l'incontro di oggi, che in cui si mettono insieme grandi esperti del tema nel campo delle tecnologie e persone che stanno studiando altri anni invece il tema più dell'impatto sociale di queste tecnologie, che significa organizzazione, lavoro, diritti, etica, e questo credo che sia la strada giusta. Il nostro Ateneo, tutte le università sono fortemente impegnate in questo campo, noi abbiamo fatto un grande investimento, stiamo lavorando moltissimo in questo settore e quindi sono convinto che da questi incontri che si faranno, questo è uno, ma insomma con Marco stiamo pensando a un programma un po' più esteso, si possano veramente raccogliere degli spunti e delle riflessioni, perché in fondo credo che Napoli e la Campania, paradossalmente, come sempre accade, che è un luogo dove ci sono tanti divari e tanti ritardi, ma anche tanta intelligenza, possa essere un piccolo laboratorio dove si possono proporre delle soluzioni che possono in un certo senso essere capaci veramente di interpretare questo futuro che, ripeto, è già oggi, e quindi noi dobbiamo essere pronti e molto veloci a dare una risposta. Grazie. Buongiorno a tutti, do innanzitutto il benvenuto a tutti voi e ringrazio gli organizzatori, nella persona del professore Marco Salvatore, i lettori professore Manfredi ed Alessandro, nonché il direttore Amodio di Città della Scienza, per aver scelto la scuola Augusto Righi per questo evento veramente eccezionale, di altissima elevatura culturale e che ci permette veramente di confrontarci su una tematica molto molto attuale, dove i giovani, ecco, sono, io vedo, i protagonisti. La rivoluzione che verrà, titolo che sta anche nella tematica, è una rivoluzione che stanno facendo i nostri ragazzi, è una rivoluzione che poi porta a un cambiamento culturale, perché tutto ciò che è poi tecnologico chiaramente deve essere accompagnato da un aggiornamento culturale, una rivoluzione culturale delle menti, altrimenti la tecnologia fictitious sempliciter non porta a qualcosa poi delle competenze, quindi aiutare i nostri giovani a migliorarsi proprio come persone. E allora tutto ciò che poi è l'innovazione, il progresso, quindi la stessa robotica, che così da prima acchito può sembrare qualcosa di freddo, di asettico, invece no, perché deve essere insito in quello che è la persona, quindi la parte umana proprio della mente e il sentire. Quindi ben venga che i nostri giovani, mi rivolgo a loro perché sono loro quelli che poi ci danno il progresso, ci danno, ecco, quello che sarà poi il cambiamento della società. In questa scuola si lavora in questo senso, abbiamo i nostri ragazzi che veramente sentono molto questa una creatività effervescente, sentono proprio il bisogno di innovarsi, di andare avanti, di guardare oltre, e la robotica infatti l'abbiamo proprio vissuta in questo senso qua, per cui grazie anche al corpo docente, devo ringraziare i docenti del Righi che veramente danno un supporto notevole sulla formazione umanistica e tecnica dei nostri ragazzi, e questo evento è qualcosa che va a completamento veramente della nostra mission della scuola. Grazie a tutti voi ancora. Buongiorno e grazie a tutti voi per la vostra presenza. Il sabato delle idee torna nelle scuole come così fa stata facendo da un po' di tempo. Dopo le scuole di Scampia e di Ponticelli siamo oggi in una scuola nel centro della città dove, come è stato detto già dal rettore Manfredi e da altri, c'è un'eccellenza della didattica e anche un'eccellenza degli studenti che sicuramente rappresentano il nostro futuro per le loro capacità. Noi oggi avremo delle dimostrazioni di queste, perché intercalati con gli interventi degli illustri ricercatori ci sarà la presentazione di due studenti di questa scuola che presenteranno, a mio avviso, delle cose veramente eccellenti. Però sta a voi giudicare se condividete o meno il mio parere e la mia opinione. E quindi questo è secondo me il fulcro sul quale il sabato delle idee vuole sempre più lavorare, perché solo portando i giovani ad emergere come loro meritano, possiamo avere veramente un futuro che sia migliore.
L'argomento di oggi, il sabato delle idee, di solito, come voi sapete, molti di voi sanno, affronta sempre dei problemi, delle problematiche della nostra regione, della nostra società, proprio per animare il dibattito su alcune questioni e cercare un dialogo sempre maggiore tra le autorità preposte e la città, e la civiltà del cittadino comune della nostra città. L'argomento invece oggi è il contrario, non è una problematica della nostra regione e della nostra nazione, perché la robotica rappresenta una vera eccellenza di quelle che è l'Italia. Noi, l'Italia rappresenta i primissimi posti nella robotica, sia per quella che è la sua capacità di ricerca, sia per quella che è la sua capacità anche costruttiva, sia anche per la sua capacità di esportazione. Se noi vediamo quello che esportiamo in alcuni campi della robotica, il manufatturiero e la ricerca. L'Italia poi è anche i primissimi posti per l'uso della robotica. Noi abbiamo, se non sbaglio, se ricordo bene, 160 robot ogni 10.000 dipendenti in alcuni settori, e questo in confronto ad altre nazioni che hanno un numero nettamente inferiore. Secondo i dati della Federazione Robotica Internazionale, l'Italia nell'ultimo anno è cresciuta del 19%, più di nazioni come il Giappone, la Germania, gli Stati Uniti, e questo secondo me esprimono bene quello che è il valore di questo campo della nostra nazione. Questo perché? Perché c'è un dibattito, e perciò abbiamo invitato anche il sindacato molto, su effettivamente se il robot ruba o non ruba il posto ai lavoratori. A mio avviso, e spero che questo dibattito possa confrontare e aiutare questa mia idea, il robot questa idea di molti, non solo mia, che il robot non ruba il mestiere alle persone, ma il robot è uno strumento nelle mani dell'uomo, uno strumento che deve essere utilizzato soprattutto per togliere il lavoro pesante, il lavoro ripetitivo all'uomo, ma certamente il robot, almeno nei prossimi anni, non avrà un ruolo decisionale o decisivo come il robot sarà di grande aiuto per lavori come nell'agricoltura, sulla quale io cerco di spingere molto, ma il robot deve essere proprio questo, uno stimolo ad aiutare l'uomo per togliere i lavori pesanti a essere utilizzato. Noi in Italia abbiamo un altro primario, insieme alla Francia, quello della chirurgia robotica, però purtroppo non mi credete che basta un robot per fare un buon chirurgo. Un buon chirurgo avrà un grosso aiuto dal robot, avrà una riduzione di tutti quelli che sono i rischi e di tutti quelli che possono essere i danni, l'intervento dura molto di meno, ma se non c'è un uomo, un buon chirurgo, un cattivo chirurgo, anche avendo a disposizione il robot, non sarà in grado di fare un grande intervento. Scusatemi, io vorrei pregare il professore Montanari di prendere la moderazione di questa. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Salvatore e i colleghi per l'introduzione di questa fondamentale giornata di riflessione intorno al ruolo delle tecnologie con un riferimento alla robotica, all'automazione e all'intelligenza artificiale e degli impatti che hanno sia sull'organizzazione sociale che sul lavoro, come giustamente i miei colleghi hanno detto e anticipato. Avremo una mattinata densa di interventi con molti colleghi che ci offriranno una riflessione su questi temi da punti di vista differenti. Credo a titolo introduttivo che valga la pena segnalare questo aspetto. Come giustamente i dottori Manfredi ed Alessandro hanno detto, il rapporto tra l'automazione, la robotica e gli aspetti umani sono forse un punto centrale proprio di questo specifico ambito della tecnologia. Cioè, se posso spingermi un po' più avanti su questa riflessione, proprio a partire da queste premesse, forse il tema dell'automazione e della robotica sono il luogo dello sviluppo tecnologico nel quale il tema del fattore umano è essenziale, sia per chi progetta gli elementi di automazione, perché deve per forza di cose riflettere intorno all'elemento umano, che va a supportare, va a sussidiare e che va in qualche modo anche a osservare, analizzare e anche imitare attraverso le tecnologie, sia perché poi, come molti studiosi da quasi forse 40 anni ricordano, se non di più, dove c'è automazione c'è per conseguenza un ritorno importante dell'elemento umano. C'è un famoso articolo degli anni 80, 83,
di cui il titolo è sintomatico, ed era ironia dell'automazione, cioè il concetto era: quanto più io automatizzo un processo con la prospettiva un po' naif di sostituire un elemento umano, tanto più mi accorgo che l'elemento umano è indispensabile e ritorna continuamente, e di qui come dire la conclusione prospetti del professore Salvatore, che in realtà non esiste una tecnologia che sostituisce un uomo, ma esiste una tecnologia che sussidia l'uomo, che lo appoggia e quindi che deve aprire ed interpretare un dialogo con l'uomo. E questo credo a titolo introduttivo sia forse la vera sfida, cioè cercare lo sviluppo della tecnologia che rifletta, progetti e orienti il lavoro di costruzione proprio del contenuto tecnologico intorno all'elemento umano e al fattore umano. Questo titolo introduttivo ci apre, dicevo, una mattinata importante. Chiamo al tavolo dei relatori il professor Bruno Siciliano, che proprio su questi temi credo costituisca per questa regione, per questo territorio di riflessione scientifica, ma direi anche per il paese, forse più oltre, proprio un punto di riferimento per la riflessione teorica e per la progettazione ingegneristica intorno al tema della robotica e voi relatori di rispettare una decina o 12 minuti di intervento, quindi sarò perfetto, sarò moderatamente allora, professore.
nei molti aspetti che qualificano la competenza straordinaria del professore siciliano, ce n'è una che trovo di particolare rilevanza, oltre al fatto che, come tutti sappiamo, il professore dell'università del secondo di robotica, e ripeto, una delle figure più importanti di questo dominio è l'esperienza e la competenza sul rapporto tra robotica e persona umana, e credo che quello che ci hai mostrato anticipi una riflessione che va direttamente su questo tema. Quindi ti lascio direttamente la parola, pregandoti rispetto di tutti. Grazie. Ci siamo, perfetto. Cioè, non riesco a stare seduto perché c'è talmente tanta energia, adrenalina, passione che devo stare in piedi, che se no mi sembra di devo vivere in uditorio. Io ho cambiato il titolo in tempo reale dopo l'introduzione di Gaetano, nel senso avevo scritto The Future of Work. Mi scuso per le trasparenze in inglese, però ormai l'inglese è diventato come l'informatica, nel senso che, anche perché parecchia della terminologia in questo settore ovviamente è inglese, poi ci sono i neologismi tipo cliccare, chattare e così via. Per cui ho cambiato il titolo in tempo reale e ho deciso di fare The Future is Now piuttosto che The Future of Work. Quindi io parlerò di robotica, di intelligenza artificiale e di automazione. Voglio ringraziare, per me è particolarmente significativo essere in una scuola, anche perché i miei colleghi e i miei amici lo sanno, io spesso giro per le scuole, i licei, le scuole medie, non solo di Napoli ma anche della provincia, e lo faccio, ovviamente mi richiede del tempo, però secondo me è un investimento che va fatto, e visto appunto che è stata anche menzionata dalla preside, io dove è Ciro Mercato, ecco, Ciro è stato mio collega di corso, quindi anno accademico 77-78, iscritto in ingegneria elettronica, e lui ha dato il team dei ragazzi che hanno vinto la NASA Challenge, no? per la robotica, quindi lo vedo. Mi fa piacere ricordarlo. Dunque, voglio essere un attimo, spero di non essere didascalico, però un minimo di tassonomia e definizione va fatta, perché tutto e niente può essere un robot, piuttosto che provare a dare una definizione di robot, che è un qualche cosa che poi cammina col tempo, perché io all'epoca, in gioventù, avevo letto i libri di Asimov, di fantascienza e di cibernetica, e in qualche modo pensavo al robot come una creatura al di là delle mille. Ora il robot è anche il robot aspirapolvere che abbiamo nelle nostre case, nel filmato, quello sui 5 minuti della storia della robotica degli ultimi 15 anni. Però sicuramente tutta la comunità scientifica sulla definizione di robotica. La robotica viene vista come la connessione intelligente tra percezione e azione. Ho sete, voglio prendere un bicchiere d'acqua, parte un impulso neuronale, poi c'è un impulso motorio che viene attuato da un sistema di motore, normalmente, così come nel braccio umano sono i muscoli, i tendini e così via. Mi avvantaggio di dati percettivi, in questo caso sono dati visuali e dati aptici, e poi c'è ovviamente l'intelligenza che mi consente di realizzare il compito in maniera precisa. Si fa molto parlare di robotica e di intelligenza artificiale, al punto tale che spesso la robotica e l'intelligenza artificiale vengono visti come due sinonimi, vengono visti sempre assieme. Io voglio provare a capire quali sono le intenzioni, le contaminazioni da un punto di vista culturale tra robotica e intelligenza artificiale. Ora, è chiaro che l'intelligenza artificiale riguarda in termini diciamo, molto, molto ampi tutto ciò che è di cognitivo, ma l'intelligenza in qualche modo non è solo cognitiva, è anche un'intelligenza fisica. Un bambino impara a manipolare, a prendere un oggetto grazie al fatto che ha una mano di questa forma, con delle articolazioni, quindi non è solo un fatto cognitivo, ma è anche un fatto. Il termine inglese è il termine di embodiment, cioè nel senso che c'è un'intelligenza intrinseca anche a livello fisico. E questo che, non so se lo conoscete, il cortical homunculus, è una, diciamo, come dire, immaginazione un po' parossistica, se volete, di quali sono i sensi che noi utilizziamo di più.
senso, il corpo, cioè il tronco è il senso che tutto sommato utilizziamo di meno. Utilizziamo il tatto, e infatti questo corpo, questo mucus, ha le mani molto grandi, perché noi impariamo e interagiamo col mondo esterno attraverso le mani, manipolazioni. E ovviamente anche il senso del gusto, dell'olfatto, il senso, diciamo, acustico e così via. Però questo cortical mucus, che il senso fondamentale che noi utilizziamo è quello proprio del tatto. È un caso che in diversi contesti, da quello industriale a quello chirurgico, su cui poi spenderò due parole in chiusura, i due sensi più importanti per realizzare dei sistemi, quindi dei robot, sono proprio l'azione e il tatto. E allora a questo punto voglio introdurre un paradosso. Tutti quanti sanno che un computer ha battuto il campione mondiale di scacchi, nel senso che grazie agli algoritmi intelligenti, grazie e soprattutto molto veloci, un computer è stato in grado di vincere una partita di scacchi contro il campione mondiale. Ora, se noi vogliamo fare una partita ideale tra, questo tema sarà ripreso più avanti, tra un robot e un essere umano, c'è questo paradosso di Horowitz che dice che è molto difficile, se non impossibile, dare a un bambino di un anno le stesse capacità percettive e motorie, è stato freudiano, dare a una macchina le stesse capacità percettive e motorie di quello che posso pensare di dare a un essere umano. E quindi, effettivamente, qual è la difficoltà? Non è tanto una difficoltà cognitiva, ma è una difficoltà che riguarda la realtà fisica. E allora, io ho menzionato che in gioventù ho letto i libri di Asimov, ho provato a ripercorrere quello che ho studiato in ingegneria, volevo fare fisica, volevo fare scie, così via. Poi con i piedi per terra nel 77 mi iscrissi all'epoca in ingegneria elettronica. Bene, in questo contesto ho provato a vedere quali sono le intersezioni tra intelligenza artificiale, robotica, le leggi fondamentali della robotica che i ragazzi di questa scuola conoscono benissimo, cioè il robot non può far male all'essere umano, c'è cioè una relazione di rapporto causale tra l'uomo e la macchina, e l'ingegneria. E la mia opzione è tale che si fa un gran parlare di intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale sta cambiando la nostra vita, il cloud, big data, deep learning, sicuramente hanno un impatto non solo tecnologico, ma un impatto sociale, come ha detto Gaetano nell'introduzione. Ma non possiamo pensare di lasciare tutto ciò che è la decisionale, l'intelligenza artificiale, perché queste può avere delle conseguenze dal punto di vista della sicurezza, etiche, morali e da un punto di vista legale. Perché? Perché non riusciamo a prevederne l'uscita. E quindi l'esigenza, e qua viene in campo l'ingegneria, nasce nel saper coniugare quella che è l'intelligenza artificiale, la robotica, le leggi fondamentali di Asimov e l'ingegneria, in modo da sviluppare una tecnologia adeguata. E allora quella che la grossa sfida, la grossa scommessa scientifica su cui la comunità dei robotici e dell'intelligenza artificiale si sta confrontando, e io sintetizzo nelle mie presentazioni come brain and body, cioè come corpo e mente, come mente e corpo. Non c'è solo un'attività cognitiva, ma c'è anche un'attività fisica che, pensando all'homunculus, al cortical homunculus, in primis riguarda una che riguarda la manipolazione, cioè il senso del tatto. E allora, se noi andiamo alla ricerca delle intersezioni tra robotica e intelligenza artificiale, è proprio lì che si vede il progresso scientifico. D'altra parte, negli ultimi 50 anni, perché la robotica è una disciplina giovane che si sviluppa negli ultimi 50 anni, io penso che tutto ciò che doveva essere studiato, ricercato, scoperto e testato è stato già fatto all'interno della nostra comunità scientifica. Io mi diverto molto di più a andare ai convegni sulle neuroscienze, sulla robotica, e quanto mai viva l'esigenza della contaminazione dei saperi scientifici. Smettiamola di ragionare in termini di compartimenti sani, ed è quello che poi noi, l'ha detto Gaetano, vedo l'amico Paolo in sala, il professor Enetti, quello per esempio che abbiamo fatto con l'esempio della bioingegneria. Nella bioingegneria ne parlerà Eugenio, il proiettore del campus biomedico, Eugenio Guglielmelli,
è chiaro che in quel contesto si vede proprio come non è possibile pensare di sviluppare sistemi innovativi e di avanzare la tecnologia solo da un punto di vista dell'ingegneria e della tecnologia. C'è l'ambito medico, c'è l'ambito filosofico, c'è l'ambito sociologico, così via. Allora, che quella che è un'intelligenza artificiale fisica è molto più complicata alla luce del paradosso di Moravec. E un uso deterministico e cieco, blind, dell'intelligenza artificiale e quindi della robotica potrebbe diventare potenzialmente pericoloso. E allora siamo in un contesto di interazione tra l'uomo e la macchina. Nel caso nostro, diciamo, di chi fa controlli automatici, riguarda un contesto fisico, ma è chiaro che questa interazione riguarda anche un contesto cognitivo. E allora io in genere faccio vedere ai miei allievi a inizio corso sempre questo filmato, perché la funzione cinematografica ha ispirato molto di quello che poi è stato lo sviluppo, no, tempi moderni, 1930. Durante la pausa pranzo, il povero Charles viene alimentato da una macchina. La macchina è un ritmo. In questo contesto è l'uomo, è l'essere umano che si deve adattare alla macchina. Per cui, se succede che sequenza ritmica, a un certo punto ci può essere un disturbo, qualcosa che va fuori giri, il povero Charles è la sedia, quindi subisce passivamente quello che è la sequenza spazio-temporale dei movimenti della macchina, e quindi abbastanza, come dire, tragica, nel senso che la sequenza è di nuovo rigida e accade diciamo, che finisce a torta in faccia, no? come tipicamente diciamo, parecchi dei animati, soprattutto diciamo, dell'epoca del cinema muto. Quindi vogliamo o non vogliamo una macchina completamente autonoma? In realtà, come sono, noi si fa tanto parlare di IT o di ICT, cioè tecnologia dell'informazione, includendo anche la parte della comunicazione, tecnologia dell'informazione dell'informazione e telecomunicazioni. Ma vi avviso, noi possiamo utilizzare lo stesso acronimo, non so se Giorgio, il direttore del nostro dipartimento, è d'accordo o meno. Possiamo utilizzare la T e la I. È leggermente consentito di fare questa correzione da information technology a interaction technology. Sei d'accordo, Giorgio? Ok, perfetto, abbiamo avuto il lascio passare. E allora, nel momento in cui parliamo di interazione, l'ha detto Gaetano, siamo nella quarta rivoluzione industriale, siamo nella cosiddetta impresa 4.0. L'impresa e non industria, industria, perché non è solo un discorso manifatturiero, ma è anche un discorso dei servizi. Quindi impresa 4.0 significa anche fare automazione e robotica in campo sanitario, per gli ospedali, quindi non è solo un discorso, diciamo, di industria. Questo è un grafico preso dal World Economic Forum, uno studio di McKinsey & Company, in cui la quarta rivoluzione industriale ha riguardato quelli che sono noti come cyber physical, cioè quell'intelligenza artificiale fisica che ho cercato di evidenziare. Il robot, io ero alla fiera di automatica a Monaco lo scorso giugno e c'era un paio di tutte le applicazioni più avanzate di robot. Il denominatore comune era il cobot, nel senso che il robot non è più una macchina che viene utilizzata in maniera remotizzata e fisicamente distante dall'operaio, dall'utente, ma può coabitare in sicurezza lo stesso spazio di lavoro, e un domani il robot potrà coabitare nei nostri ambienti. E allora, questo punto è uno dei temi che Marco, che ringrazio per questo invito, e prima approfitto di questo momento per scusarmi sin da ora che io purtroppo non potrò partecipare, perché ho un volo alle 13.45 via Francoforte che mi porta in Cina per degli impegni scientifici, quindi purtroppo mi scuso sin d'ora, però se non altro sono riuscito a organizzarmi con i programmi di volo, grazie a Lufthansa, col fatto che, diciamo, di non voler mancare a questo appuntamento. Questo è un video curato dal Fortune, e questa è la rubrica Radar,
in cui si affronta un tema scottante, cioè se il robot o meno sul lavoro, cioè di vedere il robot come job killer. È chiaro che ci sono dei lavori che sono più sicuri, ci sono i sindacati di altri, ed è chiaro che ci sono invece dei contesti lavorativi in cui la presenza umana è indispensabile. Ci sono due istanze qua, si parla tanto di auto autonome, un domani ci potrebbero essere i trucks, i tir, i grossi camion sulle autostrade, ma ci sono essere una persona a bordo che magari potrà dormire, potrà diciamo fare un pisolino, ma è chiaro che ci vuole, è un fatto come dire, diciamo di autonomia, no? Così come in campo medico è ovvio, su questo troppo più avanti, che per quanto il robot rappresenta una tecnologia avanzata, è sempre legata all'abilità del chirurgo. Il chirurgo bravo, se si parlava nell'introduzione, sarà in grado di utilizzare questa tecnologia in maniera migliore rispetto ad altre. Quindi in realtà è una riconversione dei posti di lavoro, nel senso che sicuramente ci sono alienanti che possono essere persi, ma ci sono delle nuove opportunità lavorative. Leggevo un articolo su Guardian due o tre giorni fa in cui si evidenziava come l'anno di Amazon, che è la grossa società di logistica, ci sono 100.000 robot in uso, e questo lo crea, nel senso si pensa che questi 100.000 robot abbiano levato il posto di lavoro a 100.000 persone. Bene, solo nell'anno scorso Amazon ha assunto 130.000 impiegati, che probabilmente fanno lavori meno alienanti, meno ripetitivi di quelli che sono stati sostituiti dai 100.000 robot in uso nei vari impianti di Amazon. E allora vado verso la fine, vorrei fare con voi una riflessione. Io dirigo il centro di chirurgia robotica della Federico II, il centro Icaros, che è situato al Policlinico, al quale hanno contribuito, ci tengo a sottolinearlo, due dipartimenti di ingegneria, il Dieti e due dipartimenti della scuola di medicina, il dipartimento di scienze, il dipartimento della sanità pubblica e un dipartimento di fisica. E questo per noi è molto importante, perché? Perché l'ho detto prima, nel senso che in un settore come la chirurgia, in un campo scientifico e tecnologico come la chirurgia robotica, non c'è bisogno solo dei medici, dei chirurghi, ma c'è bisogno anche degli ingegneri e dei fisici. Probabilmente ci sarebbe bisogno anche di qualche filosofo, Guglielmo, che parlerà dopo, e diciamo dei docenti che partecipa attivamente alle attività di ricerca del centro Icaros. Questo è un grafico che illustra i livelli di autonomia. Questo è un articolo che è apparso su Space Robotics, a cura di Wang Zongyang, che è il direttore dell'Amlin Center all'Imperial College a Londra, con il quale collaboriamo, e insieme a diversi colleghi ha tassonomizzato quelli che sono i livelli di autonomia della chirurgia robotica. Io, che ho iniziato a frequentare il Policlinico, poi mi è capitato a volte, nelle diciamo, diverse visite quando abbiamo messo su il laboratorio, ecco, tengo a dire che il centro Icaros è uno dei 30 laboratori pilota nel mondo dove si fa ricerca su una piattaforma sperimentale che è stata donata da Intuitive Surgical, che è il Da Vinci, che non è quello clinico che è utilizzato nelle varie cliniche, e a Napoli ce ne sono ben 4. C'è il gruppo Grio, diretto dall'amico Guido De Seno del Cardarelli, del Centro di Biotecnologie, che mette a sistema tutta l'attività clinica sulla chirurgia robotica fatta al Monaldi, al Pascale, al Cardarelli e da noi al Policlinico. Bene, oltre al Da Vinci XI, che è quello clinico, noi abbiamo il cosiddetto Da Vinci Research Kit, che è una piattaforma su cui facciamo ricerca e i risultati sono messi a sistema altri 29 laboratori in tutto il mondo. Di queste piattaforme in Italia ce ne sono 4, e sono in ordine cronologico Sant'Anna, Verona, Napoli e poi Taipei. E questo è per noi molto importante, perché? Perché attualmente il livello per la chirurgia robotica è solo il livello 0, cioè il livello che in qualche modo vede il chirurgo con, ma senza autonomia, nel senso che il chirurgo utilizza come se fosse un videogioco, un joystick. In realtà è meno di un videogioco, perché nel videogioco, oltre, se pensiamo all'Xbox, oltre al Kinect c'è anche la sensazione tattile. Questa percezione tattile nella chirurgia non c'è ancora, ed è una dei temi che stiamo lavorando. Lo si diceva nell'introduzione,
L'anno scorso l'amico Guido ha invitato per un keynote nel chirurgio del convegno sulla chirurgia minimamente invasiva un italiano illustre, che è il più bravo chirurgo robotico al mondo. È un italiano, forse un italiano voluto, e si chiama Pier Cristoforo Giulianotti, professore di chirurgia robotica all'University of Illinois Chicago. Io ho visto dei filmati di Giulianotti veramente sorprendenti, nel senso che ho visto realizzare un sistema da Vinci che è pensato per la chirurgia minimamente ho visto operazioni di microchirurgia, come per esempio l'anastomosi delle vie biliari. Le vie biliari sono come uno spaghettino, credo che un formato di pasta 4-5 rispetto al vermicello che invece siamo abituati ad accompagnare alle vongole a Napoli. Per cui a quel punto il problema dell'autonomia si pone, quasi finito, si pone nel momento in cui dal livello di operazione noi passiamo a un livello successivo. È chiaro che non vorremmo fare in modo che il chirurgo si affidi, diciamo, completamente al robot, però sicuramente potremo avere che il robot può suggerire dei percorsi particolari di sutura, percorsi di taglio, e allora perché non avvantaggiarsi di questa tecnologia? E nel momento in cui vogliamo affrontare questo tema non possiamo fare a meno di considerare delle caratteristiche di tipo etico. Nel 2006 in Italia è nata una nuova disciplina scientifica che si chiama la roboetica, che ovviamente non è l'etica dei robot, perché i robot in quanto macchine non hanno un'etica, ma sono tutto ciò che sono le considerazioni di tipo etico, legale, logico, riguardanti il progetto, la realizzazione e l'uso dei robot. Per cui la coabitazione tra robot e esseri umani pone un interrogativo alla nostra attenzione, che è quello su cui si gioca la scommessa del progresso tecnologico e dell'uso di questi robot nella società. Grazie. Ringrazio moltissimo il professor Siciliano, a cui che ci ha dato una ricostruzione, per così dire, ampia dei temi e delle connessioni che ci sono tra tutti gli aspetti della robotica e gli elementi umani. Proprio ritorniamo nuovamente qua, ritorniamo sul tema del fattore umano, e il fattore umano ha anche una connessione nel rapporto che c'è tra le attività di ricerca e i rapporti con la scuola. Ancora una volta i miei professori stamattina hanno anticipato questo aspetto: la scuola, il luogo in cui siamo, ha una funzione decisiva nello sviluppo e nella promozione sia delle competenze che delle ricerche. Proprio a questo che ci rivolgiamo per il prossimo intervento, chiamo dunque a intervenire Emilia Napolano, che è una studentessa che ha fatto un lavoro progettuale che ci mostrerà nei prossimi 10 minuti proprio su questo argomento. Grazie mille. Oggi vi parlo di un progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso in collaborazione con i professori Melcarna e il professor Barbato, che ringrazio, e in pratica cos'è Follow the Sun? È un pannello solare che riesce ad orientarsi in base a dove c'è la luce del sole, e questo sistema è fondamentalmente fatto da hardware e software. L'hardware è composto da un microcontrollore dell'ST, di cui noi abbiamo una partnership, e poi abbiamo utilizzato 4 fotoresistenze e 2 servomotori che agiscono da braccio del pannello. Per quanto riguarda il microcontrollore, abbiamo utilizzato questo dell'ST perché ha un utilizzo più professionale, e anche perché, a differenza di altri microcontrollori, riesce ad agire un movimento più continuo e non a scatti. Quanto riguarda invece le fotoresistenze, siamo riusciti a gestire su 4 fotoresistenze, che sono nord, sud, est e ovest, attraverso vari controlli la capacità di stabilire dove c'è più luce o anche calore. Invece con i servomotori
leader siamo riusciti attraverso un movimento di 180 gradi, sia orizzontalmente che verticalmente, a muovere il nostro pannello. Dal punto di vista software invece abbiamo utilizzato i thread, che non sono altro che una suddivisione di un processo in più processi. Perché abbiamo dovuto utilizzare i thread? Perché il nostro pannello quando doveva muoversi doveva compiere due movimenti concorrentemente, cioè quello orizzontale e quello verticale. Questo movimento è fondamentale per il nostro progetto, perché abbiamo dovuto render conto anche non solo di dove il sole si trova, ad esempio da dove nasce, da dove va verso ovest, ma abbiamo dovuto anche tener conto delle stagioni, perché quando il sole va ad esempio inverno, estate, eccetera, va a cambiare anche la propria inclinazione. E quindi questo è un vantaggio del nostro progetto. E un altro vantaggio è quello di riuscire a massimizzare la quantità di energia sfruttabile. Nell'ambito del futuro del nostro progetto speriamo che di gestire più microcontrollori e quindi più pannelli su rete, e quindi anche in maniera remota. E grazie a questo progetto siamo riusciti ad andare alla regione Campania, dove siamo stati premiati dalla Cisco e siamo stati anche espositori alla Futura Avellino, dove parecchie persone con cui ci siamo confrontati hanno parlato del nostro progetto come un girasole. E quindi il nostro girasole è molto importante per noi, perché in quest'era dove ci sono tutte queste tecnologie siamo riusciti a ridurre il consumo dell'energia impiegando quindi delle fonti rinnovabili, pulite e inesauribili. Grazie per l'attenzione. Sguardo di tutti i colleghi, naturalmente mi è in primis la sorpresa, il piacere di vedere un progetto del genere, davvero colpisce e tocca, quindi davvero grazie per questa esperienza. Direi che, considerando anche rispetto, come dire, altissimo dei tempi, forse abbiamo anche tempo per una domanda, se c'è qualcuno dal pubblico che ha una curiosità. Vabbè, dopo il ghiaccio te la faccio io in una battuta. Mi ha affascinato il fatto che la metafora del girasole sia arrivata a un certo punto del progetto, no? Che avete scoperto, se ho inteso bene, che il vostro è un girasole in qualche modo automatizzato, cioè avete ricostruito un evento, come dire, tecnologico, che poi ha seguito e assecondato un processo naturale di cui tu ci hai parlato. Lo sviluppo futuro, citavi IoT e le tecnologie remotizzate, come vedi questa prospettiva nel mondo delle tecnologie, cioè il fatto che l'automazione possa essere anche remotizzata? La maggior parte, cioè, specialmente nel quinto anno di informatica, noi impariamo che nell'automazione, nella robotica, dal livello più pratico è sempre meglio creare dei dispositivi remoti, perché anche per le persone a livello lavorativo io posso essere in grado di gestire più attività anche da casa, o anche per persone che non possono muoversi o che sono da altre parti del mondo. Quindi credo che questo aspetto remoto sia il futuro di queste attività. Ciao, nel frattempo al tavolo dei relatori Eugenio Guglielmelli. Prima di passare la parola voglio introdurre un ulteriore spunto di riflessione che poi il collega recupererà e rilancerà, ed è il tema dei livelli di automazione a cui le persone siciliane facevano riferimento. I livelli di automazione sono una delle strategie tradizionali con le quali si affronta l'automazione, cioè si dice a un certo punto andiamo a progettare l'automazione di un sistema, ci accorgiamo che non è un on-off, cioè non è automatico o non automatico. La risposta naturale che viene al progettista, come si diceva, è definire dei livelli. Poi ci si accorge, come giustamente si diceva prima, che i livelli sono un po' più strutturati e meno
fluidi di quanto non sia la mente umana, che come diceva qualche collega non ragiona a livelli. Ecco, allora una sfida è quella di ripensare l'automazione non attraverso dei livelli separati, ma secondo un processo fluido che invita e fa riflettere sull'elemento di cooperazione. Con questo piccolo ma gigantesco tema passo la parola dunque a Angelo Eugenio, scusa, di Berti, provveditore dell'Università Campus Biomedico di Roma, quindi esperto di tematiche robotiche, come vedete dal titolo, nei domini, nei temi di sicurezza, salute e ovviamente ambito medico. Grazie. Grazie davvero, buongiorno. È un piacere essere qui, tornare a Napoli. In realtà io ho trascorso l'imprinting della mia formazione per 4 anni, ho fatto la scuola elementare lì. Quando sono arrivato mio padre ha detto: questo è un prato verde, diventerà una delle più grandi fasulle che ho costruito nel tempo. Poi non ho tutto il mio percorso perché ho costruito altre fabbriche in Italia. Ma i collegamenti con Napoli sono sempre intensi, anche con i colleghi, con Bruno Siciliano, con cui ho collaborato fin dal mio dottorato di ricerca. E tratteremo oggi appunto queste tematiche, Bruno è inarrivabile sull'abilità comunicativa, cercherò di aggiungere qualche messaggio a quello che lui ci ha raccontato. Uno degli spunti più interessanti che mi è venuto quando ero alla fine del mio percorso del liceo era il film Blade Runner. Prospettiva come è difficile percepire il futuro in termini di impatto delle tecnologie sulla società. Eravamo negli anni 80, le macchine prevedevano entro il 2020 questo scenario, le macchine volavano nell'aria, ancora non le vediamo tanto girare, forse servirebbe. Ma a metà del film Harrison Ford parcheggia un mezzale e scende a telefonare in una cabina telefonica. Non c'era la percezione che già nel 1973 il primo telefono cellulare era stato utilizzato, si caricava in 10 ore e durava mezz'ora, però funzionava. E questo è l'inventore poi nel 2013 che lo usava. Quando si parla di robotica non si può citare Asimov, non l'ho fatto più, no? Non tutti forse sanno che Asimov frequentava la Columbia University insieme a Joseph Engelberger, l'inventore del primo robot introdotto in una fabbrica, diventato introdotto in una fabbrica nel 1961. Uno pensava, sognava il futuro dell'automazione e l'altro concretizzava su sistemi, su questo abbiamo fatto la tesi di laurea tantissimo di robotica e dottorato insieme. Con collaborazione col gruppo di Bruno e anche Joseph Ellenberger pensava all'applicazione in un dominio che poi curò direttamente, che è quello dell'applicazione anche alla salute e alla qualità della vita delle persone. Pensato, ha realizzato poi anche il primo robot di servizio negli ospedali. Stiamo conoscendo un'evoluzione di questo dominio che è assolutamente in linea con quanto il quadro è stato tracciato. Ci stiamo evolvendo, ad esempio, in ambito sanitario, ma in generale tutta la società, da una situazione di alta digitalizzazione, di generazione, accesso ai dati in modo da poter migliorare, si parla ormai di sanità elettronica, passiamo a quindi la possibilità di utilizzare tutti questi dati per fare diagnosi, quindi ormai sistemi esperti basati sull'analisi dei dati di elaborazione delle immagini sono competitivi rispetto ai medici per diagnosticare la presenza di un tumore nei polmoni, ad esempio, e il tipo di situazione sta adesso evolvendo verso una sanità immobile. Qui vedete un nostro neurologo, un dottorando di neurologia, che ha inventato un sistema premiato adesso come startup in incubazione, la prima partecipata direttamente dal nostro ateneo, che permette di migliorare il dosaggio dei farmaci per pazienti di Parkinson, monitorando appunto quei rischi che si hanno nel mantenimento del giusto livello di dosaggio del farmaco durante la giornata, che evita rischi motori, cadute e incidenti per i pazienti. Lo scenario ulteriormente, quello su cui stiamo andando, è quello della cosiddetta società dell'automazione anche in sanità, quindi la convergenza di robotica e intelligenza artificiale porta
alla possibilità di accedere in modo diffuso, a basso costo, non solo a grandi quantità di dati, ma all'interazione, alla gestione delle azioni con sistemi fisici presenti negli ambienti. Qui vedete un esercizio dei nostri dottorandi che ha puntato alla realizzazione del primo sistema per la riabilitazione che può essere usato a casa, il primo prodotto certificato per l'uso della riabilitazione dei sistemi a casa. Quindi una macchina che può andare a casa negli animatori per essere utilizzata. Abbiamo sistemi che possono integrare come protesi intelligenti che restituiscono percezione tattile e permettono di manipolare. Attualmente nessuna protesi in commercio permette realmente di manipolare oggetti. Sono solo delle pinze per affrettare. In Italia abbiamo un più alto numero di pazienti che sono stati impiantati con queste tecniche. Sulla valutazione viene inserita un'interfaccia per gestire l'interfacciamento di impianto. Si tratta di intervenire su pazienti con vari fori, malattie, dalla paralisi cerebrale infantile fino a lesioni del midollo spinale e così via, con sistemi robotici che chiamiamo esattamente operativi, come dall'introduzione. Quindi sistemi in cui si distribuiscono i ruoli tra la componente umana e la componente artificiale in funzione delle capacità che ciascuna componente può esprimere, ottimizzando il ruolo di entrambi gli attori. E qui vedete degli esempi in cui ci sono dei pazienti che questo approccio più cooperativo in cui, aprendo e chiudendo gli occhi con segnali registrati con un elettroencefalografo, è possibile a tetraplegici restituire la capacità di manipolare oggetti, quindi di essere autonomi per una certa quantità di attività quotidiana. Quindi questi sistemi operativi monitorano in tempo reale lo stato del paziente, il livello di attenzione e di emozione, e restano quindi in interazione col soggetto, perché la sicurezza è il primo requisito in questo sistema. E evidentemente questo tema è molto importante quando generalizziamo questo concetto di sistema operativo nell'ambiente lavorativo. Qui vedete un progetto che stiamo sviluppando con il Dipartimento dell'Istituto Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro, proprio per capire come questi sistemi biocooperativi possono essere applicati al contesto del lavoro, sia per reinserire il lavoratore che è molto addestrato a quella funzione lavorativa e la può usare come esercizio pratico, ma anche per poi appunto integrarla con sistemi di realtà virtuali. Qui vedete la possibilità di registrare le prestazioni di una componente umana, ad esempio perché sono un pianoforte, che è un'attività che richiede compiti di manipolazione fine, e riprodurla poi in un sistema artificiale, quindi che può imitare qualunque mansione lavorativa, che viene realizzato con un braccio integrato direttamente a contatto con la componente 1. Quindi il sistema può riprodurre compiti molto sofisticati, qualunque tipo di questa libreria di primitive motori che si definiscono, si possono riprodurre tutte le mansioni lavorative che possono causare malattie professionali, tutte le etiche osteomuscolari sono le più frequenti, oltre il 60% delle malattie professionali. Quindi questo ci introduce anche all'innovazione del livello di sicurezza sul lavoro. Il tipo di sicurezza che abbiamo attualmente prevede semplicemente la divisione, una barriera tra la componente tecnologica. Stiamo andando verso la sicurezza 2.0, dove invece la sicurezza nasce dalla collaborazione tra componente umana e componente tecnologica. Un prerequisito di queste tecnologie nel mondo del lavoro, non come un addendum. Il termine della materia deve essere la sicurezza, perché i sistemi biocooperativi sono, McKinsey è stata già citata, qui vedete il report che considero quello più autorevole, da McKinsey forma i top manager, da consulenza ai top manager dell'evoluzione dell'industria. Quello che ci dice questo report è che solo il 5% dei mestieri può essere realmente sostituito da un robot. Il 95% dei mestieri sarà svolto da robot componente umana. E il 60% di queste mansioni lavorative ha almeno un 30% di attività che possono essere automatizzate.
Quindi questa cooperazione sarà forte e l'Italia, tra i primi paesi manufatturieri al mondo, dovrebbe essere il paese che più di tutti su queste cose investe, perché se no la nostra industria manufatturiera potrebbe essere a forte rischio. Abbiamo detto, concludiamo con gli ultimi messaggi sull'impatto delle tecnologie. Se un secolo fa ci avessero detto introduciamo una tecnologia che diventa la prima causa di morte per le persone tra i 15 e i 90 anni, quindi per i viscerali, il tipo di formazione, cioè l'organizzazione dell'attività, è che questa tecnologia introdotta per come si sviluppa a questo tipo di impatto, 1.250.000 morti l'anno, 50 milioni di feriti. Le tecnologie creano problemi, questo è scontato. Questo non significa che le automobili non siano stati utili all'umanità. Bisogna cooperare bene con l'automobile, con il volante, i freni, il cambio, e l'intelligenza artificiale e la robotica potranno aiutarci in questo. Da questo punto di vista, quindi, bisogna far crescere la consapevolezza che questo tipo di discorsi vanno promossi, e vi dico rapidamente le tre vie su cui bisogna puntare. Da un lato, far crescere la competenza significa far crescere anche la competenza a livello industriale. Abbiamo la fortuna di essere inseriti nel centro di competenza nazionale promosso dal Ministero dell'Industria, che cerca di fornire servizi per l'innovazione di processo di prodotto alle imprese che possono veicolare questo tipo di messaggi. Rapidamente gli altri due messaggi: la forza della ricerca scientifica. Non sono tipo che autocelebrarsi, ma è importante dire che la comunità robotica, come avete colto anche dalle parole di Bruno, è al top internazionale. Qui vedete la produzione in termini assoluta scientifica, quantitativa, in termini di citazioni. Se normalizziamo rispetto alla media, rispetto al numero di cittadini o al numero di addetti alla ricerca, siamo al top nel mondo per la produzione scientifica su robotica e automazione, e anche come leadership delle società scientifiche. Abbiamo qui Bruno Siciliano, che è stato presidente della società scientifica di robotica e automazione, e abbiamo contribuito a fondare le più importanti riviste di robotica e automazione guidandole direttamente. L'ultima nata è proprio le Transactions sulla robotica medica e la bionica, che è visto come un mercato che dai 15 miliardi attuali nel mondo punta a 30 miliardi di fatturato nel mondo nei prossimi 5 anni. E l'Italia è stata, abbiamo avuto anche un asino in Italia, Vincenzo Tagliasco, proprio nota di un anno, il primo robotico omofa, che ha pubblicato un libro che è il suo dizionario degli esseri fantastici e artificiali, che parte dalla definizione di essere umano per arrivare nei suoi scritti più recenti a discorsi veramente curiosi che della scienza ci porterà a esplorare. E quindi dobbiamo essere consapevoli di questo potenziale, così come essere consapevoli che i bioingegneri spesso coniugano sul filone inventato da Tagliasco, da questo docente Pitopoli antropomorfa, che vedeva la bioingegneria proprio per i sistemi biocooperativi come un fattore determinante per questo tipo di situazione, in cui è importante la componente umana, va conosciuta la componente umana. Gli ingegneri biomedici non sono solo coloro che vanno a fare ingegneria clinica negli ospedali, in modo qualificato, portando innovazione al sistema sanitario, ma sono anche coloro che possono fare l'ergonomia nuova per la nuova rivoluzione industriale di alta digitalizzazione e automazione. Abbiamo avuto il piacere quest'anno di ospitare eventi come fin dalle scuole elementari, come la RONCAP 2018. Abbiamo avuto 5.000 studenti della nostra università che hanno portato un'esperienza notevole sulla loro capacità di costruire robot, farli gareggiare tra loro. So che la Federico II anche collabora strettamente con la Fondazione Mondo Digitale, che sviluppa questo tipo di idee di divulgazione culturale. E ultimissimo messaggio, scusandomi per il leggero sforamento, è importante, stiamo ragionando con i colleghi, di fare una rete nazionale sulla robotica che si diventi un interlocutore degli interlocutori politici, della componente politica governativa a tutti i livelli. Qui vedete il forum che si è svolto a Chioto, ho avuto l'onore di rappresentare il rettore, che tra l'altro è di Napoli, Raffaele Melagro, lo scorso mese, e il primo ministro Abe ha introdotto
proprio questo tipo di scenario di una società, cosiddetta società 5.0, nel piano strategico del governo giapponese, che va dagli uomini cacciatori, agricoltori, operai industriali, adesso digitalizzati, verso una società sempre più inclusiva tramite le tecnologie. Quindi le tecnologie, se ben usate, ben indirizzate, con una consapevolezza e una cultura diffusa, possono essere un modo per migliorare la nostra qualità della vita. Grazie. Grazie molto al professor Filippelli. Abbiamo tempo per una domanda, se... Prego. Diciamo, è una cosa ancora molto in luce, è un'iniziativa che è partita dall'università di Pisa, dal collega Antonio Bicchi, tra l'altro recente vincitore di un importantissimo progetto per SIC, come già Bruno Siciliano qui a Napoli, sul tema della bionica. Già la rete, la cosiddetta nazionale dell'intelligenza artificiale, che gruppa oltre 80 centri di competenza, è nata con l'idea di muovere appunto e l'idea è di andare nella stessa direzione, ne stiamo ragionando, c'è stata una prima riunione a Firenze lo scorso settembre che ha cominciato a delineare questo scenario e adesso fine novembre probabilmente a Roma per continuare un percorso che vuole andare a creare un soggetto anche con una personalità giuridica che raggruppi sia componente accademica ma anche componente industriale come interlocutore credibile per chi vuole fare pianificazione strategica un po' sullo stile giapponese, hanno detto che sia la best practice, ma è quella l'idea. Grazie molte. Proseguiamo insistendo su questa relazione fondamentale che c'è tra scuola e progettualità tecnologica. E allora abbiamo un altro ragazzo, un altro giovane progettista, Antonio Grassini, che chiamo al tavolo, che ci presenta un progetto anch'esso nato, immagino, dal lavoro e da una prima esperienza di contatto con la tecnologia. Antonio. Salve, io sono Antonio Grassini, come la mia collega sono della Quinta C Informatica e oggi vi presento il nostro progetto FIDO. FIDO cos'è? È un cluster. Un cluster è un insieme di computer che sono interconnessi tra loro in modo tale da lavorare come se fosse un unico computer. Che hanno uno scopo ben preciso, ossia quello di prendere, cioè quando c'è un calcolo particolarmente complesso da eseguire, tramite ovviamente la giusta programmazione è possibile scindere questo problema in diversi sottoproblemi. Ciascuno di questi sottoproblemi viene diviso da una delle componenti del cluster. Allora, il nostro cluster, come anticipavo prima, chiamato FIDO, fare, implementare, descrivere, osservare, è stato realizzato dagli alunni del quinto anno del precedente anno scolastico, in collaborazione con il centro, con la Federico II, con il centro di calcolo interfacoltà. Per la realizzazione sono stati usati 8 Raspberry, i Raspberry sono, piccola parentesi, delle schede considerabili dei computer a tutti gli effetti. Ogni singolo Raspberry ha al suo interno 4 CPU, quindi potete immaginare che il nostro FIDO ha una potenza di calcolo non indifferente. Allora, il nostro cluster, un momento, che potete vedere lì è presente, penso che sia meglio vederlo lì in foto, è stato assemblato utilizzando delle componenti Lego che avevamo a disposizione. Poi le varie schede sono state connesse tra loro in rete e ovviamente è possibile programmare queste schede
attraverso una libreria, l'MPI. Come anticipavo prima, il nostro FIDO è stato creato dai nostri colleghi del precedente anno. Adesso noi dell'attuale quinto anno riceveremo da loro il testimone, ossia mentre loro hanno creato questo cluster molto performante, noi abbiamo l'ambizione di implementarlo all'interno della rete della scuola in modo tale da farlo diventare un nodo che avrà che sarà destinato al calcolo. Questo è molto importante per la nostra scuola perché consentirà agli studenti di provare con mano cosa significa la programmazione parallela. Quindi nella maggior parte dei casi purtroppo questa programmazione parallela viene soltanto studiata dal punto di vista teorico per ovvi motivi. Invece noi nel quinto anno siamo in procinto di toccare con mano questa realtà e quindi personalmente non vedo l'ora di vedere un pochino com'è questa realtà. Dal punto di vista di programmazione, prima ho accennato anche, i cluster ovviamente oltre a essere connessi fisicamente tra loro, cioè i componenti di un cluster oltre a essere connessi fisicamente tra loro, devono anche essere programmati in modo tale da poter scambiare messaggi tra loro. Quindi quando c'è un qualsiasi, cioè quando viene inviato un messaggio, i messaggi vengono divisi tra i vari componenti di un cluster, tra i vari computer che compongono un cluster, in modo tale che ognuno faccia la sua funzione di lavoro. Il collega del precedente anno magari può aggiungere qualcosa in merito. Salve, io sono Alessio Paesano e ho fatto parte della quinta B informatica nello scorso anno, quindi ho partecipato attivamente alla realizzazione di questo cluster. In particolare, come ha detto il mio collega, abbiamo collaborato col Centro Servizi Informativi della Federico II, che comunque ci ha dato lo spunto, ci ha supportato nella realizzazione di questo cluster. Infatti noi ci siamo principalmente basati sul loro supercalcolatore, perché appunto la Federico II possiede un supercalcolatore di grandi dimensioni, uno dei più grandi in Italia, e ci siamo basati proprio grazie anche alle loro competenze, al loro appunto supercalcolatore che già era presente, già era in funzione, abbiamo ridotto tutto in piccolo per poter realizzare un mini supercalcolatore, appunto un cluster, che ci permettesse di appunto programmare in parallelo. In particolare dal punto di vista tecnico abbiamo 8 Raspberry Pi, quindi 8 computer collegati con uno switch, e è stato tutto implementato dalla parte software con la libreria API in C. Il calcolo in parallelo si distingue dal calcolo computazionale normale, poiché ci sono molti nodi che comunicano tra loro attraverso standard di comunicazione che permettono di calcolare, di effettuare grossi calcoli in maniera concorrente. Ovvero noi per esempio potremmo, con questo supercalcolatore potremmo simulare i calcoli effettuati da una stazione meteorologica oppure dal calcolo di simulazioni che possono essere CAD 3D, 2D per la realizzazione per esempio di macchine oppure di software specializzati appunto nella grafica 3D. Affascinante osservare come nel nostro progetto ci siano due testimoni. Uno è il testimone, intendo naturalmente in termini di
passaggio di consegne e condivisione di responsabilità tra i computer del vostro cluster, cioè i computer sono come i sistemi di processamento, sono messi in paralelo, quindi si passano in qualche modo continuamente il testimone. E devo dire, nello stesso modo voi vi passate il testimone, perché uno passa all'altro lo sviluppo di un progetto che evidentemente con il calcolo parallelo ha un suo sviluppo, una sua storia progettuale, della quale io sono personalmente con tutti i nostri ospiti davvero molto molto affascinato. Tra l'altro è interessante il riferimento al clima, perché effettivamente una delle ragioni per le quali il calcolo tra i tanti, il calcolo parallelo ha effetti virtuosi, è anche che riuscendo a fare tanti calcoli in parallelo riesce a utilizzare con tutta, tutta la matematica predittiva e quindi a determinare per esempio con maggiore efficacia o svolgere maggiore efficacia sulle tecnologie del tempo. Quindi vi ringrazio, il progetto è davvero molto stimolante, soprattutto ha un grande futuro attuale, come dire, dentro di sé. Grazie a voi. Bene, dopo una riflessione che ci sta portando in qualche modo su tutti i fronti e i settori di questa affascinante relazione tra automazione, robotica ed elemento umano, anche negli aspetti tecnologici più intensi e profondi che nei progetti di questi ragazzi, tra l'altro oltre che naturalmente quelli presentati dai colleghi, troviamo in forme e in eccellenza anche territoriale molto importante, chiamerei al tavolo il professor Stefano Ruffo, che è il direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ecco, il professore Ruffo ha una formazione teorica, si è occupato e si occupa di statistiche e sistemi complessi e ha contribuito a studi di dinamica e studi di previsione dei processi. È un tema importante perché mette sul tavolo l'elemento dei dati e l'elemento delle previsioni su questo argomento. La parola. Innanzitutto ringrazio per l'invito e mi ha molto colpito la presentazione degli studenti, che testimoniano veramente una curiosità, una capacità di inserirsi sul tema avanzato. L'ultimo intervento sul calcolo parallelo mi permette di ricordare che sulla questione del calcolo parallelo, dal punto di vista dello studio degli algoritmi, si fa ancora troppo poco in Italia, quindi incoraggerei gli studenti ad andare avanti in questa strada. Volevo parlare, ho trovato uno spazio, penso, perché cercherò di catturare un po' la vostra attenzione con concetti che forse sono un po' astratti rispetto a quelli che sono stati introdotti prima, che forse questo faciliterà il mio collega filosofo, che poi introdurrà concetti ancora più astratti, diciamo, nel suo intervento. Non so di cosa parlerà comunque. Allora, volevo darvi una percezione importante del fatto che dietro la rivoluzione tecnologica che è in corso, come hanno fatto notare moltissimi degli speaker stamattina, no? Non stiamo parlando di futuro, stiamo parlando veramente di presente. Di recente abbiamo avuto alla SISA un colloquium di Naftali Tishbi, che è professore all'Università di Gerusalemme, uno delle persone di riferimento nell'ambito del machine learning, del deep learning, quale ha fatto una bellissima intervista che potete vedere sulla pagina Facebook della SISA, in cui appunto pone il tema dell'urgenza veramente di muoversi in questo campo che sta esplodendo in tutte le applicazioni, non solo industriali, ma come veniva ricordato prima, anche nella società, nella medicina. E dietro questa accelerazione che c'è stata nell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, a partire da 7-8 anni fa, c'è anche una scoperta scientifica, e io cercherò di parlare di quello. Siccome sono uno scienziato, mi sono ritagliato il mio ruolo. Una scoperta scientifica molto importante che ha prodotto un cambiamento di paradigma nel modo in cui si fanno i modelli, in cui si modellizza la realtà. E quindi il titolo della mia presentazione, che è La scienza dei dati, è appunto un cambio di paradigma
il modello fluttua intorno ai dati e vi cercherò di spiegarvi, ho cercato di mettere in una frase sola quello che è stato il cambio di paradigma. C'è un campo di frontiera che attrae tantissimi giovani brillanti e riguarda l'analisi e la comprensione quantitativa di grandi moli di dati. Ho sottolineato questo aspetto, comprensione quantitativa, perché quello che le macchine sembrano fare è una sorta di comprensione che ha aspetti quantitativi che noi non siamo spesso in grado di controllare, perché le macchine superano la capacità di comprensione del modo in cui indagano, analizzano i dati. Questi nuovi metodi permettono di indagare sistemi complessi, cioè sistemi in cui le proprietà emergono principalmente o solo dalle relazioni tra gli elementi. Cioè noi siamo in grado oggi di capire con i metodi tipicamente riduzionistici della fisica, della matematica, il comportamento del singolo oggetto. Quello che i metodi di intelligenza artificiale permettono di fare è di indagare appunto quelle proprietà collettive di livello superiore che emergono dalle relazioni tra gli elementi. Le relazioni e gli elementi possono essere gli esseri umani in una società o possono essere anche gli atomi in un composto fisico-chimico. Lo scopo è cambiato, e su questo volevo anche che poneste l'attenzione, non è più quello come era 10 anni fa, quello di sviluppare codici sempre più veloci, ma sempre più quello di comprendere e interpretare. E l'altro aspetto che volevo sottolineare è il fatto dell'estrema interdisciplinarietà di questo campo dell'intelligenza artificiale, che coinvolge fisici, matematici, neuroscienziati, ingegneri. Alla SIS abbiamo 3 di questi componenti, abbiamo un dipartimento di neuroscienze molto impegnato in questa attività. Allora, qui ho messo una slide con una formula al centro che però, come vedete, non ha né, c'ha una sola lettera P che vi pregherei di accettare, che spiega buona parte di dove sta l'avanzamento scientifico che c'è stato nel machine learning, nel deep learning, una decina di anni fa. Ed è una formula che è stata scritta per la prima volta da un probabilista, da Bayes, tanti anni fa. È una formula che essenzialmente dice che la probabilità è conservata, cioè che essenzialmente più del 100% non si può fare. Questo è. La probabilità al massimo vale 1. Ecco, questo è un modo di scrivere questo fatto, che la probabilità al massimo vale 1. E allora, voglio partire concentrare la vostra attenzione sulla formula che sta al centro della lavagna, della slide. Alla SIS abbiamo ancora le lavagne, quindi anche qui immagino, non ne vedo molte in giro, ma comunque da noi abbiamo ancora molte lavagne. Allora, essenzialmente qual è l'idea che sta dietro questa forma? Facciamo un esempio molto semplice, quello delle, come è stato citato in precedenza, quello delle previsioni meteorologiche. Cioè, cosa fa un modello di predizione? Un modello di predizione è un modello fatto da pochi parametri, la temperatura, la pressione, e raccoglie tanti dati, raccoglie tutti i dati atmosferici su tanti strati dell'atmosfera, quindi moltissimi dati, milioni, miliardi di dati, che poi sintetizza in pochi parametri, la temperatura, la pressione e così via. Quello che fanno i modelli, diciamo, dell'intelligenza artificiale, ribaltano questo paradigma completamente. Nell'intelligenza artificiale si usano modelli che hanno centinaia di milioni di parametri, centinaia di milioni di parametri, per cui il modello
in qualche modo, come ho detto nella mia presentazione, fluttua, cioè non è definito da pochi parametri, è come se diventasse, il modello stesso diventa una variabile probabilistica, per cui in questa formula che vedete di V-Base ho aggiunto questo termine, probabilità del modello, che vuol dire essenzialmente che il modello diventa una variabile fluttuante, ma noi stessi siamo una variabile fluttuante, cioè il nostro cervello agisce esattamente così, cioè il nostro cervello è una rappresentazione del reale, fa delle rappresentazioni del reale che sono fluttuanti. Cosa si fa allora con queste reti neurali che hanno, ne vedete qui un esempio di una feed forward neural network qui sulla sinistra, ho tradotto quello che si poteva tradurre in italiano in modo tale che fosse chiaro, la formula di inferenza bayesiana. Quello che si fa una, sulla base di una funzione che in inglese si chiama likelihood, che è questa qui centrale, quella dove dico la probabilità che dato un modello io veda certi dati, osservi certi dati, si fa una, si passa da una probabilità a priori sulla fluttuazione dei modelli a una probabilità a posteriori dopo aver osservato i dati. Cioè l'osservazione dei dati fornisce la base per affinare la predizione del modello, ma il numero dei dati nel numero dei parametri che continuano a rimanere nel modello è dell'ordine delle centinaia di milioni. Se voi seguite un corso di statistica all'università, la prima cosa che il professore vi direbbe ma non sta facendo overfitting, cioè non sta usando troppi parametri per descrivere pochi dati. È chiaro che se aumento il numero di parametri, questa è una cosa che insegnava anche a me a fisica sperimentale, fitto qualsiasi cosa, cioè se ho due punti, ci passa una retta, se ho tre punti posso fittare una parabola, ma qui si sta parlando di approssimare con modelli una quantità enorme di dati, ma con modelli che di cui non si riesce ad avere un controllo specifico dei parametri. È lì che nasce il fatto che sfugge la capacità di comprensione del modello, perché è quello che fanno, ad esempio, adesso vi parlo delle applicazioni, il processamento delle immagini che tutti voi adoperate sul telefonino, per esempio identificare se una figura rappresenta un cane o un gatto, la segmentazione, la descrizione semantica, gli automezzi senza conducente, questi sono alcuni dei successi di questa rivoluzione che c'è stata e di questo cambio di paradigma. Mentre 10 anni fa, se voi provavate a tradurre con il Google Translator dall'italiano all'inglese venivano delle frasi molto divertenti, adesso potete usarlo il Google Translator e vengono delle cose assolutamente ragionevoli. Questo è frutto di quest'idea. È frutto dell'idea che vi ho appena esposto. È lì che è nata la svolta. In alcuni lavori che sono usciti su Nature una decina di anni fa, è nata la svolta che ha permesso di fare funzionare le traduzioni in modo molto, molto più efficiente. La diagnosi medica, ci sono tantissimi esempi nel cancro della pelle, nelle anomalie delle radiografie. Le previsioni del tempo siamo ancora un po' indietro, l'ho citato, proprio in questi giorni ho contattato un mio collega che lavora a Reading nel centro di meteorologia in Inghilterra e mi ha detto che ancora stanno iniziando in questo momento a usare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale per le previsioni del tempo, ma non hanno ancora algoritmi affidabili. Nel clima, in fisica addirittura l'identificazione di nuove particelle in fisica delle alte energie, voi sapete tutti che al CERN di Ginevra si raccolgono tantissimi dati, cercherò di essere breve, non so se ho già sforato, 3 minuti, sì. E abbiamo dei colleghi alla SISSA che, siccome è molto noioso osservare dei dati che non contengono nulla, hanno deciso di, c'è questo fatto che questo ha chiamato il diciamo chiamato la swamp land,
la regione dell'analisi che viene dopo il cosiddetto modello standard della fisica delle alte energie, in cui non si osserva apparentemente nessuna deviazione dal modello. Allora, al CERN diceva, il problema è che se uno va tutti i giorni a lavorare deve sempre la stessa cosa, si annoia. Allora hanno deciso di dare in pasto tutti questi dati a una rete neurale. E ci sono tantissimi colleghi che lavorano sui dati del CERN cercando di capire se c'è quella che si chiama the beyond the standard model physics, cioè la fisica oltre lo standard model. Ne abbiamo un paio anche alla SIS. L'analisi dei dati cosmologici, stiamo creando alla SIS un nuovo centro di ricerche sulla cosmologia, proprio perché siamo invasi dai dati dell'astronomia. Infatti questo è uno dei problemi che abbiamo, che la quantità di dati che stanno emergendo in cosmologia, astronomia, sono veramente intrattabili, e anche importanti centri di ricerca a livello internazionale stanno creando dei dipartimenti di intelligenza artificiale proprio per l'analisi dei dati cosmologici. Vorremmo muoverci in questa direzione anche alla SISSA. Un'applicazione molto più concreta, sembra la storia del mondo interessa a pochi tutto sommato, è quella in fisica linea computazionale. Ad esempio si usano gli algoritmi di intelligenza artificiale per capire quali sequenze di amminoacidi di una proteina sono più facili da ripiegare in una forma nativa piuttosto che in una forma non nativa, e questo può avere delle applicazioni anche in farmacologia. Ci sono tantissimi usi che volevo ritornare sul fatto che alla fine tutto sta in questa formula magica che fu scritta da un probabilista che forse quando la scrisse la prima volta non aveva nemmeno pensato ai possibili sviluppi che avrebbe provocato. Mettetela bene in testa, e mettetevi in testa il fatto, la prima frase che ho messo, ritorno a ritroso, cioè il fatto che siamo in presenza di un cambio di paradigma in cui il modello fluttua intorno ai dati, non sono più i dati che fluttuano intorno al modello, e questo dovrà anche cambiare il modo in cui insegniamo la fisica sperimentale, in cui insegniamo la matematica, insegniamo la probabilità, ed è veramente un enorme cambio di paradigma culturale che è avvenuto e che sta già dando tutta una serie di applicazioni enorme. Non ho parlato di quelle della robotica perché i miei colleghi mi hanno preceduto e sanno benissimo di cosa sto parlando. Vorrei finire con queste tre foto. Alla SISSA non avevamo queste competenze fino a un paio di anni fa, poi ho deciso che bisognava partire anche noi e ho creato un piccolo gruppo che fa, per ora stiamo facendo clustering, dimensional reduction, vector machine, e mi sono divertito con loro. Abbiamo anche un ritrovo serale, andiamo in alcuni bar triestini a parlare di intelligenza artificiale, e uno dei ragazzi che fanno parte della compagnia sta giocando con le cosiddette reti convoluzionali e ha preso una mia foto e ha applicato, adesso non entrerei troppo nel dettaglio, divertitevi solo a vedere l'immagine per quello che è, e ha fatto una convoluzione con tre stili, uno stile Romita della Marvel che è il disegnatore di Batman, uno stile Hokusai che vedete con uno dei tipi di Hokusai, è uno stile Andy Warhol che è quello più in basso a sinistra. Allora, come funzionano, giusto un secondo, come funziona questa convoluzione? Cioè le reti in questi layer che vi ho mostrato qui, in ognuno dei layer che contengono, insomma, vedete queste file di pallini che ci sono verticali, ci sono dei numeri, questi numeri sono numeri reali, 4,575 e così via, contengono informazioni sulle immagini. Allora, quello che hanno fatto con queste due, hanno preso un quadro di Andy Warhol, hanno preso la mia foto e si sono divertiti a mescolare le features delle due immagini e poi applicare all'indietro la rete neurale, la rete invertibile, e hanno ricostruito un'immagine che non è né il quadro di Andy Warhol né la mia fotografia.
e ci si può divertire tantissimo con queste tecniche convoluzionali, ma ci insegnano che il nostro, se guardate con attenzione, siete in grado di ricostruire esattamente, di vedere la mia, alcune caratteristiche della mia persona e anche della lavagna che c'è dietro, e siete in grado anche di apprezzare alcune caratteristiche dei quadri di riferimento. Il nostro cervello è in grado di estrarre da queste immagini proprio le stesse features, le stesse caratteristiche che sono presenti nel quadro di Husay e nella mia fotografia. In questo consiste quella che si chiama appunto la riduzione dimensionale. Questa è una rete che ha una centinaia di milioni di parametri, e se uno volesse andare a vedere quali fra questi parametri è rilevante, non avrebbe modo di capirlo, perché dovrebbe fare un'analisi di tutto il processo complicatissimo di convergenza che avviene all'interno della rete per estrarre queste. Ve la lascio come regalo, diciamo, può essere un modo divertente, una mia cartolina per Napoli. L'intervento in qualche modo di Ruffo ci porta a un complementare importante di tutta la riflessione sull'automazione, che è l'ordine dei dati, degli algoritmi e dell'elemento che un po' genericamente chiamiamo tra intelligenza artificiale, machine learning e deep learning. C'è il ruolo delle macchine, il ruolo tutta la gestione della conoscenza in forma computazionale. Ecco, a tal proposito abbiamo nuovamente un piccolo gruppo di ragazzi che ci presenteranno rapidamente un progetto, ed è un progetto che è stato evocato in qualche misura oggi in più occasioni, ed è il progetto che in qualche modo ha avuto questa condizione della NASA. Il progetto si chiama Zero Robotics. Non so se ci sono i ragazzi, che chiederei. Ringrazio intanto il professor Lindgren pubblicamente. Mauro Dalò e Davide Di Piero, chiederei una rapida testimonianza di questa esperienza, ma decisivi per dimostrare quanto è importante. Vabbè, sì, questo è un progetto, io sono Mauro Dalò. Questo è un progetto organizzato dall'MIT e come parole noi con le nostre abilità di programmazione dobbiamo programmare appunto degli Spheres, che sono dei satelliti che adesso Davide farà vedere, che poi verranno spediti sulla ISS, la stazione che orbita intorno alla Terra, e appunto bisogna fare ogni anno diverse missioni. Aspettiamo che adesso si carichi la presentazione. Vuoi dire qualcosa? Vabbè, non si deve mai rimanere in silenzio. Zero Robotics, appunto, gravità zero, quindi robotica a gravità zero, ecco. E vabbè, questa è la stazione spaziale. Allora, Zero Robotics è questa competizione organizzata dall'MIT e tutte le nazioni che partecipano appunto alla stazione spaziale internazionale, e bisogna programmare questi Spheres, che sono dei satelliti appunto, sono numerosi e come si può vedere hanno una forma appunto simile a una sfera, e una di queste è dei thruster. Vabbè, non vado troppo nel dettaglio, e programmando in C, che è un linguaggio di programmazione, possiamo fargli fare diversi movimenti. Partecipiamo da molti anni, quasi 4 anni, a questo progetto e ci siamo sempre classificati tra i primi. Si divide in varie fasi e anche quest'anno nella terza fase ci siamo classificati secondi. Questo ad esempio è il video in cui appunto abbiamo vinto 2 anni fa, e ovviamente l'emozione era alta, e ogni anno comunque riusciamo sempre ad arrivare in finale con tutti i C molto alti, soprattutto grazie alle abilità che ci hanno dato i professori su competenze fisiche e matematiche superiori a quelle che appunto sono del programma scolastico. Anche quest'anno siamo riusciti ad arrivare in finale, e la finale si svolgerà a Boston, negli Stati Uniti, dove sarà possibile vedere sulla stazione orbitante i nostri satelliti che abbiamo programmato e vedere realmente come si muoveranno questi satelliti. Quest'anno siamo in seconda posizione su oltre 300 squadre che si sono candidate per la partecipazione alla finale, e solo le prime 14 riusciranno ad arrivare, noi ci siamo già molto probabilmente candidati.
La soddisfazione personale principale è che noi non competiamo solo con squadre italiane, ma appunto squadre da tutto il mondo che hanno immense strutture dedicate solo ed esclusivamente a queste attività. Mentre noi invece, che a volte stesso lavorando a casa, riusciamo a competere e anche a vincere, come abbiamo vinto già 2 anni fa, contro questi opponenti. E la soddisfazione sarà che anche quest'anno molto probabilmente andremo in finale, e quindi la speranza sarà quella di poter andare a Boston e vincere anche quest'anno. E se riusciamo quindi ad avere qualche sponsor per noi ci potesse aiutare nella realizzazione. Testimonianza a cui augurare il massimo in bocca al lupo, così vedete le cari cross fingers. Grazie infinite. Ecco, un percorso che, come capite, si sta delineando in tutti i suoi aspetti, è un grande poliedro quello che stiamo costruendo stamattina, un poliedro che va dall'ingegneria alle scienze cognitive, dalla scienza dei dati ai temi più applicativi che anche le esperienze, diciamo, in tutti i livelli delle scuole, da quelle più alte in termini, diciamo, di percorso di crescita, quelle iniziali, dimostrano il loro potenziale, la loro forza, la forza del territorio e di un paese che ha molte cose da dire, e ha molte cose da dire anche nella sua pluralità scientifica. Il passaggio è persino rapalissiano, nel richiamare adesso invece lo sguardo di un filosofo, il professore Tamburini, un filosofo della scienza e della tecnologia, la Federico II. Ho una sua breve bio in inglese che ci dimostra anche quanto la riflessione filosofica si sia aperta a un dialogo con il mondo delle tecnologie. Il professore si occupa proprio di un tema che a me personalmente è molto caro, insegnando all'università sostanzialmente una cosa analoga, cioè il rapporto dell'interazione, quello che siciliano chiamava oggi IT come Information Interaction Technologies. Ecco, il tema dell'interazione è un tema decisivo che oggi è ritornato e sul quale poi se avremo tempo ritorneremo. Quindi la parola al professore Tamburini. Sì, 10 minuti, velocissimo. Allora, il tema è enorme, per fortuna, diciamo, sono state coperte tante cose, un pochettino più sul tema dell'intelligenza comportamentale dell'uso del microfono. Ma sì, fermo e allora, mi concentro più sugli aspetti di intelligenza artificiale che della robotica, visto che ne abbiamo sentiti tanti, e quindi lo sfondo è quel particolare intelligenza artificiale di cui parlava il professor, il machine learning e cose del genere. Allora, una grande premessa, io vorrei dare 3 spunti di riflessione, diciamo, se volete, di carattere etico sulla questione, però una grande premessa che sono molto rilevanti tantissime di queste tecnologie, ne cito solo 2. Google, con il suo sistema appunto di deep learning, ha sviluppato un sistema di controllo per ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra dai suoi data center. Sappiamo che oggi si arriva a stime di circa il 14% del totale delle emissioni di gas serra verrebbero dai data center, potrebbero nel 2030 arrivare dai data center. Allora, è importantissimo per l'ambiente. Lo stesso l'inclusione, abbiamo dei sistemi che producono testo dal labiale, dal lip reading, che potrebbero avere un uso molto importante per chi ha problemi, per esempio, di udito. Beh, ma naturalmente questo ci ricorda anche HAL, il computer di bordo di 2001 di sera nello spazio, in cui questa capacità veniva utilizzata in modo malevolo. Quindi sta a noi molto riuscire a capire dove indirizzare queste tecnologie. Allora, un primo esempio molto problematico nasce dal libro di Foucault, sorvegliare e punire, organizzare la società per fare questo. Bene, al tempo dell'IA Foucault si sognava queste cose, naturalmente, che stanno accadendo oggi. Sono in corso, per esempio, in Cina dei grandissimi esperimenti di controllo sociale, e sul web, per esempio, in cui certe libertà civili non sono garantite, ma forse quello che è ancora più interessante
è una trasformazione di quello che è stato uno dei grandissimi esperimenti di sorveglianza della società occidentale, cioè la Stasi nella DDR, la quale aveva 91.000 dipendenti e 100.000 informatori, cioè praticamente una spia ogni 60 abitanti. Se avete visto questo bellissimo film, però, oltre alla crudeltà di alcuni di questi, si poteva qualche volta contare anche sulla pietà e l'empatia umana di altri. Che cosa accadrà invece nel momento in cui verrà messo definitivamente a punto il sistema dei crediti sociali, che in Cina è basato su un sistema di apprendimento automatico e di sorveglianza, analisi dati da video e da tutti dai nostri click, da tutte le fonti, un sistema che genera una pagella automatica per ogni cittadino cinese. E che è successo? Chi ha voluto passare il controllo di sicurezza agli aeroporti con un accendino, a chi ha fumato sui treni, a chi non paga le multe, è stato impedito l'accesso, per esempio, per un anno all'acquisto di biglietti ferroviari e di treno. Ma naturalmente è chiaro che noi possiamo pensare che un sistema di questo genere possa essere utilizzato per indagare quali sono le nostre frequentazioni. Quindi questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere e da cui difenderci. Noi vorremmo avere un altro modello diverso da questo e dobbiamo fare di tutto per promuoverlo e difenderlo. Bene, questo è uno dei temi, naturalmente molto velocemente se ne possono citare tante. Di un altro grosso tema è quello della giustizia distributiva, che è un altro tema etico, filosofico, di filosofia politica al tempo dell'IA. Un esempio vi voglio dare che a me ha colpito molto è l'esempio dell'auto automatizzatore. Noi abbiamo parlato finora dell'automazione, ma non dell'autoautomazione. Che cos'è l'autoautomazione? Si deve andare su alcuni forum di programmatori informatici, vedete FiletoFish 1066 su Reddit, che dice: automatizzando il mio lavoro per 6 anni non ho fatto altro restando alla scrivania, scoperto dal datore di lavoro sono stato licenziato. Un altro è Terabol, su questo importante punto di scambio per i programmatori sul problem solving dei loro lavori, si chiede: è eticamente accettabile nascondere ai datori di lavoro che ho automatizzato il mio lavoro, che è un lavoro però semplice, inserimento dati, no, quello di prima Giorgio era un po' più complesso, di valutazione di qualità di un'azienda informatica, però non ci possiamo. Allora mettiamola però in un contesto, perché io posso rispondere in modo molto soggettivo, invece facciamo riferimento anche a delle teorie di fondo, a delle costruzioni sociali, come sono le teorie della giustizia distributiva. Da questo punto di vista ci possiamo chiedere, per esempio, se è giusto che è una domanda sul rapporto fra il lavoro e il capitale, è una domanda su chi deve oppure può trarre benefici dell'automazione. In fondo sono io che ho automatizzato questo lavoro, sono io che ho dato all'umanità uno strumento per affrancarsi da un lavoro noioso. Se mi scopre, che fa? Mi licenzierà? Oppure, per esempio, c'è un atteggiamento più equanime che si può avere? Beh, questo è un tema di riflessione. Più ampio lo potete guardare sulle statistiche che conosciamo. Noi non sappiamo se questo esempio qui è significativo, però a me ha colpito molto. Io sono nato ai tempi, diciamo, invece in cui c'erano le pellicole fotografiche, c'erano le camere oscure, eccetera. Instagram, che è una proprietà di Facebook, qua ci sta il nostro Zuckerberg che sta cercando di rispondere alla comunità europea sui problemi di Cambridge Analytica. Ha meno di 5.000 dipendenti, 1 miliardo di utenti. Kodak ne aveva 150.000, però io ricordo anche Fuji, Ilford, Alfa, e voi potete immaginare. Allora, indubbiamente è stato un grande imprenditore, ha dei meriti, ha rischiato forse dei capitali, ha investito tanto lavoro, ma dal punto di vista della giustizia distributiva, quali meriti ha per il lavoro una persona che ha fatto questo, no? Allora, noi non lo possiamo pensare, abbiamo dei dubbi. Guardiamo per esempio a una teoria, una sola, della teoria distributiva, che è una teoria liberale, nata nella seconda metà del Novecento, quella più influente, se volete, nella discussione del dibattito della filosofia politica, che è la teoria della giustizia liberale di Rawls.
e si basa su un principio, veramente su due, ma noi ne prendiamo uno, il principio di equità nelle differenze, ammette anche enormi differenze dal punto di vista di reddito personale, purché delle condizioni vengano soddisfatte. Quali sono, come possiamo giustificare le diseguaglianze? Dice in base a due criteri, devono riguardare posizioni e incarichi aventi a tutti in condizioni di pari opportunità, e credo che in Italia siamo molto lontani dal soddisfare questo, e nella società meridionale dobbiamo ogni mattina, e non lo facciamo a sufficienza, guardarci allo specchio e chiederci quante pari opportunità noi concediamo e riceviamo. Ma la cosa in seconda importanza, c'è un criterio di Maximin, cioè il fatto che io guadagno di più e accumulo maggiore ricchezza deve essere giustificato in base al fatto che io do dei vantaggi ai più svantaggiati. E questo era il vecchio ruolo anche dell'imprenditore, no? In qualche modo dell'imprenditore che consideravamo o consideriamo moralmente una persona da lodare. Bene, quanto ci dobbiamo chiedere di fronte a queste perdite di posti di lavoro qua, e lo svuotamento di sezioni intermedie, per così dire, del benessere sociale, quanto questa rivoluzione debba essere modificata. Qua naturalmente ci sono dati importanti, però vedete, lo stiamo valutando a livello di una teoria della giustizia, non a livello di settori o di discorsi individuali nostri. Naturalmente uno può dire che questo è un modello troppo ideale e ci sono troppi problemi. Veniamo alla terza, piccolo spunto di riflessione. La tecnologia ci fa vedere che c'è un sacco di roba che noi abbiamo fatto, che una macchina può fare, e in un certo senso sono attività macchiniche. E è un microscopio che ci permette di guardare, se volete, il lato umano del lavoro, quel lato che le macchine, non dico mai, ma che per il momento, come Eugenio anche molto ben sottolineato, anche Bruno Siciliano, non possono svolgere per il momento. Allora, quali sono i lavori che gli economisti, ma anche ovviamente chi lavora tecnologicamente in questi settori, considera meno a rischio? Sono quelli che richiedono una qualche forma di intelligenza creativa e quindi a forte componente ingegneristica, ma anche artigianale, perfino quella del parrucchiere, ma non quella del ragioniere. Quello è molto a rischio, o quello della logistica, come sappiamo, è molto a rischio, per esempio appunto i veicoli a guida autonoma di cui abbiamo parlato, oppure scientifica e ingegneristica, ma anche i lavori che richiedono intelligenza sociale. Quali sono? Quelli che chiedono una certa percettività, un giudizio qualitativo di contesto, capacità di negoziare, di collaborare, di avere una certa reciprocità, cura delle persone, sostegno all'inclusione sociale, tutte queste cose che spesso di fronte alle crisi vengono immediatamente sacrificate. Bene, ma allora ci sono delle risposte, io non ho delle ricette generali naturalmente, però ci sono delle risposte interessanti che ci fanno pensare, guardiamole. Per esempio ci sta questo esperimento a un'azienda informatica tedesca di Mannheim, e in cui utilizza un'idea del lavoro ad alte prestazioni. Qual è questa idea? Nessuno può essere creativo e concentrato per più di 5 ore al giorno, lo sappiamo, anche quando scriviamo un articolo scientifico oppure quando facciamo qualcosa di non di routine nella nostra giornata. E allora riduciamo la settimana lavorativa a 25 ore, a parità di salario, però non facciamo i coffee break, non lavoriamo ad alta intensità, ad alta prestazione. Come si fa a recuperare efficienza e prestazioni per mantenere, per fare la quadra? Beh, si utilizzano anche le macchine per automatizzare tutta una serie di compiti ancillari e quindi spacchettare un azionario in modo molto diverso. L'imprenditore, il signor Reigans, ha detto che, ha concluso l'esperimento a febbraio, ha detto che va benissimo e continuerà. E tutto questo in una situazione in cui i lavoratori, per fortuna abbiamo molte statistiche, soprattutto i lavoratori americani, quasi finito, c'è una slide ancora, lavorano sempre più a lungo in una società a piena occupazione e con salari depressi, the low wage economy, in cui forse alcuni economisti dicono non c'è tanto il problema della disoccupazione tecnologica, quanto il problema che queste grosse concentrazioni di capitale intorno all'intelligenza artificiale, cioè, crea difficoltà per una
e qua forse ci sta chi fa, diciamo, come mestiere, appunto, lavora da parte dei sindacati, da parte dei lavoratori, c'è una difficoltà alla contrattazione e c'è una spinta a mantenere il salario molto basso. Allora, poiché tra l'altro contraddice i modelli classici dell'economia della legge della domanda e dell'offerta. E allora rispetto a questo che possiamo fare? Beh, guardate, io un pochino, cioè ci sono delle teorie della giustizia distributiva che sono meno ideali di quella di Rawls, per esempio quella sviluppata da Amartya Sen insieme ad altri economisti e che hanno costruito l'indice delle Nazioni Unite dello sviluppo umano, che poi recentemente l'hanno aggiustato a includere il problema della diseguaglianza. Misura il livello medio di sviluppo umano delle persone in una data società. Bene, quali sono gli indicatori di questo indice generale? Beh, i lavori che richiedono intelligenza sociale sono proprio preziosi. Quali sono questi indicatori? Per esempio, ne ho citati tre: vita prolungata e sana, conoscenza e livello di istruzione, sviluppo sostenibile di una società. Bene, noi diamo troppo poco spazio a questo tipo di lavori, ma come possiamo sostenerli economicamente? Beh, io non penso che l'idea di una sana redistribuzione per dare spazio a questi nuovi lavori è molto importante. E ovviamente, diciamo, da questo punto di vista non voglio, diciamo, arrivare alle cime sublimi di Padoa-Schioppa, che diceva che le tassazioni sono belle, però insomma credo che un adeguato sistema di tassazione che vada a che cosa fare? A riutilizzare socialmente quella che è la ricchezza prodotta dalle nuove macchine e ridistribuirla su questo tipo di lavori, e così migliorando anche un altro indice di questo Human Development Index, che è l'indice della disuguaglianza economica, che purtroppo cresce molto. Molto il professor Tamburini, perché pone un altro elemento sul quale si è, come dire, iniziato a ragionare stamattina, ma che è diventato il focus a questo punto della nostra riflessione, è un punto nel quale, diciamo, il testimone passa proprio a chi si occupa di lavoro. Quindi chiamiamo ovviamente il professore Alessandra Damiani, che è segretario organizzativo della FIM CISL. Ecco, la dottoressa Damiani credo ci parlerà con un ulteriore approfondimento di questo tema chiave, ragionando proprio sulla relazione automazione, robotica e lavoro. Quindi a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, grazie anche per l'invito, vedo se riesco a stare nei 10, forse anche qualche minuto meno. Allora, parto con alcune affermazioni che sono convinzioni mie, ma che sono state trasportate anche dall'incontro di questa mattina. La trasformazione industriale in atto, da quello che noi stiamo osservando all'interno dei luoghi di lavoro, posso dire che oltre ad essere affascinante, perché è indubbio che sia così, è sicuramente necessaria, perché noi ci preoccupiamo molto di più di quelle imprese che non sono capaci, che non hanno ancora capito, compreso la necessità di adeguarsi da un punto di vista tecnologico, perché sono quelle che nell'immediato creeranno il maggior problema di occupazione e di mantenimento dell'occupazione stessa. È utile perché, come si ricordava prima, libera dalla fatica le persone, interviene per migliorare quelle che sono le condizioni di lavoro nei luoghi di lavoro, a volte sostituire anche lavori non solo gravosi ma anche pericolosi per l'essere umano, ed è rivoluzionaria perché porta a un cambiamento culturale. E dirò, secondo me, quali sono i percorsi necessari perché soprattutto questa terza parte possa avvenire. Quindi possiamo dire che l'automazione, e quindi tutta l'innovazione tecnologica, non automatizza le occupazioni, ma le azioni che caratterizzano le occupazioni stesse. Per essere efficace, però, e quindi da sola non è sufficiente a produrre dei cambiamenti, anche dei cambiamenti culturali al proprio interno, ma deve essere accompagnata anche dalla necessità di innovare le imprese da un punto di vista organizzativo. Io posso avere tutta la miglior tecnologia che i nostri ingegneri, i nostri scienziati mi mettono a disposizione,
Ma se continuo ad immaginare la mia impresa ancora esattamente con un modello novecentesco e quindi fordista, e quindi senza immaginare che tipo di nuovo ruolo le persone possono avere al suo interno, questa rivoluzione tecnologica non sarà in grado, da un lato, di produrre gli effetti di miglioramento che tutti ci auspichiamo, e dall'altro probabilmente di interrompere quella paura che un po' velatamente, ma non solo velatamente, noi osserviamo, in cui le macchine possono sostituire l'uomo. Quindi questo come può avvenire? Sicuramente portando al centro dell'azione delle persone quattro importanti caratteristiche. Il lavoratore all'interno del luogo di lavoro, quindi qui si apre poi tutto un altro tipo di scenario, sarà un lavoratore sempre più autonomo, che dovrà avere sempre maggiori competenze, e poi vi spiegherò anche quali sono le competenze che oggi le imprese richiedono accanto a quelle tecnologiche, cioè le cosiddette soft skill che servono per svolgere attività e all'interno delle imprese, ma soprattutto il concetto di cooperazione. Le macchine e le attrezzature quindi portano con sé sicuramente, come abbiamo detto, un grande cambiamento, una complessità crescente che ha bisogno però per le persone di un apprendimento continuo. Quindi l'innovazione organizzativa di cui parlavo prima e che in parte prova a dare anche, o tenta di dare anche una risposta a come trovare nuovi modelli di redistribuzione della ricchezza, quindi di togliere un po' quella disuguaglianza sociale che si è prodotta negli ultimi anni. Ce ne sono tantissimi di modelli organizzativi. Quello però che noi abbiamo osservato è che il più efficace è quello che mette il concetto di partecipazione diretta dei lavoratori, ma di tutta l'impresa, e quando parlo di impresa parlo dell'operaio classico che oggi noi ci immaginiamo all'interno del luogo di lavoro, ma anche dell'amministratore delegato, cioè di colui che sceglie quale strategia di impresa portare in campo. E quindi un modello partecipativo diretto dei lavoratori, ora nella nostra idea sindacale è quello di entrare direttamente, come si dice, nella stanza dei bottoni, ma senza arrivare all'idea di compartecipazione nei consigli di amministrazione. Già solo nella quotidianità, e quindi introdurre modelli di organizzazione del lavoro che mettono in campo lavoro in team, lavoro in squadra, e quindi togliere dei livelli di gerarchia all'interno delle imprese, sono necessari per sviluppare e per rendere più efficace anche la rivoluzione che sta avvenendo. Il lavoratore sarà un lavoratore sempre più autonomo, ma che lavorerà sempre più insieme ad altri lavoratori. Allora anche qui a noi sorgono delle domande. Noi abbiamo un contratto di lavoro, quindi il contratto individuale, che è ancora chiamato un contratto di lavoro subordinato, e quindi presuppone che ci sia una subordinazione a scelte che devono essere eseguite dal lavoratore e fatte da altri. È ancora così realistico immaginare che il contratto di lavoro possa essere un contratto di lavoro subordinato se queste modalità di innovazione organizzativa, che sottolineo sono necessarie, portano ad avere come dei piccoli imprenditori all'interno delle imprese che dialogano tra di loro per trovare con creatività la soluzione ai problemi che all'interno delle imprese ci sono? Rispetto ai cambiamenti che ci sono, prima veniva parlato dell'auto-automatizzato, no? La creatività, la capacità, i perimetri delle aziende cambieranno, cioè io non è necessariamente detto che il mio luogo di lavoro resti l'impresa, ma può essere anche un'attività che io svolgo fuori dal perimetro classico dell'impresa. E quindi è ancora così vero che l'orario di lavoro è esattamente così come ce lo immaginiamo oggi, cioè classicamente distribuito nelle 8 ore con un po' di flessibilità in entrata e uscita, con un po' di flessibilità settimanale? La professionalità che noi misuriamo, quindi altro strumento di redistribuzione della ricchezza, deve essere ancora concepita legata al ruolo e alla mansione, o può diventare una professionalità di cooperazione, quindi misurata rispetto alla capacità che il lavoro in team e il lavoro di gruppo riescono a portare come miglioramento all'interno delle imprese? Allora capite che anche da un punto di vista di diritti che oggi noi abbiamo anche regolarizzati da legislazione, dal contratto nazionale di lavoro, dal contratto individuale del lavoro, non sono più in grado di cogliere non una trasformazione che ci sarà, ma già alcune professionalità che all'interno delle imprese ci sono. Allora, quello che noi stiamo ipotizzando
utilizzando è che il contratto di lavoro così subordinato classico, come ce lo immaginiamo, quindi con un orario predefinito, un luogo predefinito di lavoro, una capacità di eseguire anziché elaborare ciò che da un punto di vista lavorativo si può fare, sarà uno dei cambiamenti su cui dovrei ragionare. Cioè, noi pensiamo che il contratto di lavoro non sia più un contratto di lavoro subordinato, ma che sia un contratto di lavoro ibrido, dove il lavoratore ha sicuramente una parte di subordinazione, ma anche una parte di grande autonomia nello svolgimento della propria attività. Tutto questo però, e quindi il tema anche di come essere in grado di rappresentare queste persone, presuppone due percorsi fondamentali. Il primo, immaginare che la nostra formazione non sia più una formazione statica. Non è più vero che nel momento in cui ho finito di fare il mio percorso scolastico e quindi vengo inserito all'interno del mondo del lavoro, ho finito quella che è la mia formazione. La formazione deve essere concepita come proprio veramente un ciclo continuo e deve essere, a mio avviso, uno di quei valori in cui all'interno con le imprese ci confrontiamo su quando farla, e quindi non può essere pensato che il lavoratore da solo si produca una formazione individuale fuori dall'orario di lavoro, ma deve diventare uno dei diritti all'interno dei luoghi di lavoro ai quali accedere, e chi la paga. Qui apro due parentesi. La prima, è chiaro che io faccio da sindacalista, ritengo che siccome la formazione è un investimento che l'impresa fa nei confronti di quelli che possono essere poi degli obiettivi di miglioramento, il valore economico di questo investimento debba essere a carico dell'impresa. Ma guardate che anche le istituzioni non possono sottrarsi da come utilizzare la tassazione generale su come rendere un sistema più efficace. E una delle cose che io ritengo errate che possono essere fatte è quella di non immaginare di contribuire attraverso la tassazione generale a far crescere le nostre persone, i nostri giovani dentro i luoghi di lavoro. Cioè, oggi per me è molto più importante avere un aiuto economico da parte del governo, dello Stato, chiamiamolo, e di tutte le istituzioni predisposte a questo per crescere in formazione, che non avere aiuti economici di altra natura. Quindi capite bene che anche il concetto di welfare, sul quale noi abbiamo oggi, fino ad oggi, impostato le nostre politiche sociali, deve cambiare radicalmente. Vado brevemente alla conclusione perché penso di aver esaurito il mio spazio. Ora però concludo dicendo questo: non è che possiamo spiegare agli altri, lo dico da un punto di vista sindacale, che cosa devono fare, senza capire che anche noi dobbiamo cambiare. Cioè, il ruolo del sindacato non può più essere un ruolo rivendicativo come ce lo siamo immaginati nel Novecento, ma deve essere un ruolo generativo all'interno delle imprese, dei luoghi di lavoro, perché insieme dobbiamo creare quel valore aggiunto che aiuti ad evitare che le macchine possano sostituire l'uomo, ma che l'uomo attraverso le macchine possa migliorare se stesso dentro e fuori i luoghi di lavoro. Grazie. Grazie molto alla dottoressa Damiani perché l'intervento pone al centro e nuovamente sul tavolo la questione del lavoro, che peraltro è una questione nuovamente di relazione tra il fitto intreccio, organizzazioni, essere umano e macchina, per cui ritorniamo sempre in un elemento di complessità ma anche di profonda centralità dell'elemento umano, sul quale peraltro torneremo, così come la centralità di un territorio e la centralità dei suoi, come dire, rilanci e la sua fertilità innovativa. Allora, in questo senso chiamerei al tavolo il professore Daniele Fascione, che come conosciamo, ringraziandolo dell'intervento, che come sappiamo è assessore della Regione Campania per l'innovazione tecnologica e i temi ad essa connessi. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, sono l'ultima forse? Ah, ok, allora giusto per darvi insomma l'idea che siamo... No, per carità. Ok, allora credo che abbiamo avuto una mattinata straordinaria. Questo tema così challenging è stato affrontato da diversi punti di vista e io ovviamente ringrazio il professor
Salvatore per l'invito, ringrazio Luigi e Amodio anche immagino per tutto il lavoro che ci sia dietro questo. Credo che sia bello questo incrocio tra Sabato delle Idee e anche nell'ambito del futuro remoto. Sono contenta che ieri l'inaugurazione sia stata così partecipata e abbiamo letto la visione della robotica attraverso le generazioni, e anche stamattina qui abbiamo visto che materiale meraviglioso abbiamo di ragazzi di creatività, ma di competenze, e quante possibilità e potenzialità ci sono in quest'ambito partendo proprio dalle scuole. Due o tre considerazioni al volo e poi dico cosa anche regione, insomma, qual è il contributo che la regione può apportare a questa sfida, a questo dibattito. Cosa abbiamo capito da tutte le relazioni di questa mattina? La robotica è un mondo importante che cresce non solo in qualità e in innovazione, ma cresce anche nei numeri. Il professor Salvatore questa mattina ci ricordava alcuni numeri della Federazione Internazionale di Robotica. Le previsioni, lo standard degli ultimi anni a livello mondiale è una crescita del 15%, si pensava per il 2018 una crescita al 18%, invece c'è stata una crescita al 36%, una crescita doppia. Quindi anche gli analisti, come qualche volta si sente, hanno il volume, le potenzialità del settore, insomma, sono veramente incredibili. Ovviamente ci sono dei paesi che hanno un po' assorbiti da tutto, anche in questo, come al solito, insomma, c'è tutta l'area asiatica che viene del 60% del mercato, però l'Europa è il 17%, e come si diceva l'Italia è al secondo posto in Europa per lo sviluppo di novità, quindi come contributo alla ricerca e all'innovazione. E ovviamente qui in Campania abbiamo un vantaggio competitivo importante, come si è detto. Quindi insomma ci sono delle grandi potenzialità, e queste potenzialità sono anche legate alla grande sfida della trasformazione, cioè la trasformazione digitale. È un mondo complesso e credo che vada tenuto tutto sotto controllo delle sue diverse sfaccettature. Poi anche dal video del professor Siciliano abbiamo visto che queste potenzialità in realtà abbracciano settori diversi, dallo spazio alla robotica marina fino alla parte dei biomateriali, alle cellule, quindi passiamo proprio dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. È uno scenario anche dal punto di vista delle ricadute industriali, l'impatto economico molto importante. Sicuramente ci sono alcuni settori che sono un po' leader, sicuramente l'industria dell'automotive, e anche qui in Campania abbiamo, insomma, un comparto molto, molto importante, il comparto dell'elettronica, e molto spesso questi due comparti, insomma, vanno a lavorare sempre più spesso insieme. E poi è inutile dire le grandi potenzialità in tutto ciò che è il settore, che abbiamo visto ancora dall'intervento del professor Siciliano, sulla parte salute, ma anche sulla parte sanità, con l'intelligenza artificiale, che ci aiuta ad avere dei cruscotti di monitoraggio di dati che ci consentono di ottimizzare le risorse e gli investimenti in sanità, che come si sa sono sempre molto budget consuming, richiedono molte risorse. Quindi insomma questo è un po' lo scenario, e noi ci dobbiamo muovere in questo scenario. E l'altra domanda a cui è spesso difficile dare delle risposte è la questione dei posti di lavoro, che abbiamo capito che si trasformano, però molti ci dicono che ci saranno dei deficit, nel senso meno X milioni di posti di lavoro, però anche se la leggiamo dall'altra parte invece l'economia della conoscenza dice che si avranno 120 milioni di posti di lavoro in più, meno 80 milioni più 120 milioni. Allora non è facile dispiegarsi nei numeri, perché come tutti gli indicatori, a seconda di ciò che leggi puoi dare delle letture che pendono da un lato e da un altro, sicuramente bisogna adeguarsi, cioè questo l'hanno detto tutti, no? Cioè una grande trasformazione che impatta sulla produzione, abbiamo visto sull'innovazione, impatta sulla società, e ce lo ricordava anche il rettore Manfredi, e sicuramente impatta sulle competenze. E questo è anche, per riallinearmi all'ultimo intervento, che veniva dal mondo del sindacato, credo che il contributo più importante che può dare il governo a livello centrale, i governi a livello territoriale, è sia sempre quello di creare delle condizioni, delle piattaforme su cui poi ogni player possa innestare con le proprie specificità. Dico prima una cosa, invertendo il ragionamento sulle imprese, perché poi
università, imprese, regioni, istituzioni vanno insieme. Se noi dobbiamo partire dalle competenze digitali e quindi partendo dalla scuola, c'è un lavoro enorme da fare ed è importantissimo che anche le aziende del territorio, aziende che vengono da fuori, l'università e la regione, lavorino tutte a 360 gradi e partendo proprio dalla, diciamo, dalla scuola primaria, secondaria e dalle cose stupende, meravigliose che abbiamo visto questa mattina, trovo che sia bello che aziende del territorio come ST Microelectronics, la prima ragazza che ha presentato il progetto, l'aveva inserito all'interno di questo programma che fa ST, non so se c'è qualcuno stamattina di ST, ma io ho partecipato a tante iniziative di ST Microelectronics che ogni anno coinvolge le scuole e le fa proprio, i ragazzi iniziano un percorso che dura un certo tempo, gli danno una box, una magic box, dove dentro ci sono sensori, elettronica, schede, board, e loro devono, diciamo, con un sistema di sfide raggiungere dei risultati. E avete visto che cosa sono in grado di fare i nostri ragazzi. Quindi c'è bisogno del, diciamo, del supporto delle aziende, c'è bisogno del supporto delle istituzioni. E noi su questo, come regione, credo, insomma, che ci stiamo muovendo a 360 gradi. Abbiamo già da un po' di tempo sottoscritto un protocollo con il MIUR per portare avanti degli interventi lungo tutta la filiera, quindi dalla scuola primaria, scuola secondaria, ITS, FTS, fino ad arrivare all'università. Il programma per le scuole prevede proprio degli inserimenti di robotica, di intelligenza artificiale, ma anche di creazione di impresa, anche di saper fare un'app o di saper fare dei video making, cioè quelle che sono le nuove competenze che, come sempre più si dice, devono essere a 360 gradi, anche riportate in maniera transdisciplinare, lavorando con le scuole e partendo da quelle scuole più in difficoltà, quindi quelle scuole dove è più alto il tasso di dispersione scolastica. Abbiamo questo progetto bello che coinvolgerà tutti i grandi player che per altri versi stanno lavorando con noi in Regione Campania, come Apple, Cisco e, insomma, gli altri che ormai non fanno parte della nostra famiglia allargata. E vogliamo partire dalle scuole non solo per inserire in queste materie, ma anche per far capire come la didattica tradizionale attraverso le nuove tecnologie e il digitale può essere appresa in maniera diversa, a volte più divertente. Poi abbiamo l'intervento invece sui universitari, i dottorati. Abbiamo appena chiuso il raccordo con l'università, un programma importante, abbiamo messo a disposizione 10 milioni per dottorati innovativi e digitali, e stanno appena partendo. Questo permetterà alle università, in accordo con le imprese, di avere delle risorse qualificate con cui condividere i programmi di lavoro e di ricerca sin dall'inizio. I ragazzi avranno 18 mesi da trascorrere all'interno delle aziende e potranno, e poi questo è il nostro scopo ultimo, apportare innovazione e competenze digitali all'interno delle imprese e quindi facilitare il loro percorso di innovazione. Però il tema che mi sembra più importante, che è stato richiamato anche, sto salendo, diciamo, nella scaletta di ragionamento dal rettore Manfredi, è quello dell'upskilling e del reskilling, cioè da un lato ci dobbiamo occupare di chi oggi è a scuola o nei percorsi di istruzione e formazione, come adeguare questi percorsi, e anche di chi invece è dentro al mercato del lavoro e ha bisogno di riadeguarsi, di chi ne è fuoriuscito. I numeri sono enormi. Nell'ultimo incontro di Davos di gennaio, del World Economic Forum di gennaio 2018, si è parlato tanto di questo. Tutti i grandi player, a partire da KPI, Cisco, SAP, Accenture, hanno dichiarato un'alleanza per il reskilling, hanno creato questa piattaforma che si chiama lo Skillnet, dove dicono dobbiamo aggredire 1 milione di lavoratori in America entro il 2021. Allora, noi partendo da questa riflessione anche con Giorgio, con altri, con qui e con altri, Federico Fondo, insomma, e altri che un po' lavoriamo su queste sfide, stiamo cercando di immaginare come mettere, diciamo, a sistema il lavoro incredibile che si sta facendo all'interno del Polo Tecnologico di San Giovanni, che è una internazionale unico sulle competenze digitali a livello europeo ed internazionale. Non c'è, lo dico sempre, nessun luogo al mondo dove player importanti come Cisco e Apple lavorano insieme in un co-innovation hub, dove si fanno dei programmi strutturati, continuativi, che crescono sui talenti digitali con diciamo, soprattutto una didattica innovativa e diversa. Quindi noi abbiamo una cosa in mano unica e distintiva. Questo deve essere messo a disposizione del territorio, delle imprese, ma come ci ricordava il rettore, i numeri sono enormi, no? Cioè, che vuol dire portare con
tendenza digitale in tutte le imprese, a tutti i livelli, partiamo da quelli che sono fuori o da quelli che stiamo dentro, quanto ci costa tutto ciò? Allora, ancora una volta, le nuove tecnologie ci devono aiutare, partendo sicuramente con dei programmi che vanno man mano a scalare, ma diciamo, il meccanismo a cui stiamo lavorando è un programma che prevede sicuramente di avvalerci delle competenze, delle metodiche che sono già presenti in quel polo e portarle a scalare nei contesti produttivi, tenendo conto delle considerazioni che ci ricordava la rappresentante del sindacato, che la formazione va fatta dentro le aziende, non si può chiedere un extra lavoro e bisogna quindi ottimizzare il lavoro all'interno delle aziende. Quindi il meccanismo che stiamo immaginando è un meccanismo che prevede con diciamo, il web learning a distanza contenuti che poi vengono in qualche modo rifissati invece fuori dall'azienda ma in maniera molto verticale e molto concentrata, in che modo? Avvalendoci, diciamo, riportando a scala più regionale quello che vogliono fare, che suggeriscono a Davos, in una piattaforma tutti i contenuti che hanno già sviluppato chi a livello tecnologico si occupa di questo, quindi da partire da Cisco, da SAP, con cui siamo in contatto di portarci l'unico repository, questi contenuti che possono essere poi utilizzati dalle aziende e poi fare dei focus verticali e noi come regione ovviamente sostenere questo processo in rapporto con le università e con le imprese che ovviamente anche loro devono insomma compartecipare. Però questo è un obiettivo fondamentale da cui non bisogna discostarsi e noi come dire, siamo sicuri che il coinvolgimento delle imprese e come quelli che ci danno i contenuti, cioè proprio delle imprese tecnologiche e delle imprese ricettive, quindi a tenere insieme domanda e offerta per l'innovazione, con questo hub che c'è fisico e con diciamo, le tecnologie, quindi pensiamo al web learning, diciamo, mettendo a sistema tutto ciò, si potrebbe avere un impatto importante in termini più veloci e noi qui in Campania abbiamo questo contesto che in questo momento è favorevole e dobbiamo lavorare su questo vantaggio. Io direi che siamo quasi giunti al momento delle conclusioni, per questo sono felice di chiamare a tavola il rettore Manfredi per darci qualche come dire, elemento di riflessione conclusiva. Se me lo consente dico una cosa io, intanto che il rettore si accomoda nel tentativo di preparare la conclusione. Quando avete cominciato ad immaginare la riflessione a cui oggi siamo stati chiamati, avevo dato un titolo mentale ai miei possibili contributi. Il titolo era automazione dal volto umano, automazione centrata sull'elemento umano. E devo dire che nel gruppo, nell'esperienza di ricerca che ho l'onore di coordinare all'interno di questo territorio, del Centro di Ricerca e Scienza Nuova dell'Università Sorsola di Casa, questo tema di integrazione tra scienze umane e nuove tecnologie è un tema che ha aperto uno spunto di riflessione che poi ci ha aperto ad un dialogo continuo con tutti gli atenei e anche con tutti questi saperi e competenze sempre tecnico che di carattere legato al mondo delle scienze di base, con il mondo delle riflessioni di carattere sociologico, insomma un'apertura di riflessione di spunti importanti. Dico questo perché a questo elemento, e poi mi avvio a concludere, voglio intercettare uno dei punti di cui è emerso, cioè e che forse è un altro dei punti degli elementi costanti degli interventi, questa specie di urgenza di una sorta di protagonismo progettuale di tutti gli elementi, le persone, gli attori e le organizzazioni coinvolte nei processi di attività. C'è l'esigenza di non rimanere passivo, in fondo progettare significa riuscire a orientare e organizzare il proprio futuro, di aspettare qualcosa cercando però di comprenderlo, di guidarlo, di interpretarlo, di adattarlo, se ci piace. E questa non può essere una cosa, come dire, delegata ad una scienza, ma deve essere per forza delegata ad un rapporto corale e collegiale che sia al contempo capace di interpretare e capace di agire. L'automazione del volto umano vuol dire essere in grado di capire gli elementi umani che ci sono, come l'automazione nel tentativo di sostituire alcuni aspetti dei compiti umani, poi scopre che in realtà ha bisogno di nuovi supporti, di nuovi compiti, dove l'automazione non può essere un elemento sostitutivo ma deve essere un elemento sussidiario, dove la robotica aiuta e non si mette al posto di, e dove tutte le altre cose che abbiamo detto oggi, l'intelligenza artificiale ci aiuta ad orientare le nostre scelte ma non prende le scelte al posto nostro. Quindi questo è un punto chiave non solo perché a questo arriviamo con una specie di capacità di visione che ci impedisce di essere
passivi di fronte a queste trasformazioni, ma ci invita anche ad un ruolo importante per chi fa ricerca nell'azione progettuale. Con queste parole lascio le conclusioni a Ettore Manfredi, ringraziando tutti voi. No, diciamo, fare le conclusioni mi sembra eccessivo, cioè io però volevo fare qualche riflessione che mi viene un po' dal dibattito di stamattina, che credo che sia stato un dibattito molto importante e che abbia un po' testimoniato che diciamo, i tempi sono maturi per fare un po' un ribaltamento di un modo di approcciare il tema dell'innovazione che è stato un po' fideistico, fatto, lo dico da ingegnere, insomma, negli ultimi anni, e che invece richiedeva un maggior livello di riflessione sia a livello locale che a livello globale. Io penso che però emergono dalle considerazioni che sono state fatte alcuni punti che io volevo sottolineare. In primo luogo, diciamo, è impossibile progettare l'innovazione, almeno questa è la mia opinione personale, cioè noi non sappiamo quello che succederà, cioè noi non siamo in grado di prevedere il futuro. Non ricordo chi l'ha fatta vedere quell'immagine di Blade Runner, mi sembra che l'hai fatta vedere tu, dove praticamente c'era la macchina che volava e la cabina telefonica. Noi adesso abbiamo il cellulare nella macchina che non vola, quindi questo ci fa capire un concetto che poi è stato anche approfondito a livello teorico, cioè noi non siamo in grado di sapere quello che succederà, di quali saranno le tecnologie che esploderanno, quali sarà l'impatto di queste tecnologie. È impossibile. C'è un futurologo che diceva: l'unico modo di prevedere il futuro è averlo già vissuto, perché praticamente il futuro è qualcosa che ignoto. Allora, l'idea di avere di poter prevedere esattamente quello che succede è un fatto illusorio. Che cosa invece noi non abbiamo fatto? Non abbiamo preparato una società che avesse un sistema, che avesse dei modelli culturali e un sistema di regole che fossero in grado di recepire e di gestire questi grandi cambiamenti. Noi non l'abbiamo preparato, ce ne abbiamo pensato che questi grandi cambiamenti potessero essere gestiti con dei paradigmi di tipo sociale e anche di tipo economico che erano legati a un mondo del passato, che hanno fallito miseramente. Cioè, tutto quello che noi vediamo oggi in fondo è il fallimento di un approccio che è stato un approccio molto elitario, molto intellettualmente chiuso, e ha dimostrato la nostra incapacità di essere in grado di metterci in discussione, perché è molto semplice essere convinti di un modello e poi pensare che questo modello possa funzionare per sempre, perché è rassicurante, ma nei fatti è una sconfitta in partenza. Tutto quello che abbiamo visto oggi ci testimonia che noi oggi dobbiamo ripensare sostanzialmente ai modelli di Stato e ai modelli di organizzazione sociale a cui eravamo abituati. Quelli che noi abbiamo non sono in grado di poter rispondere a quelle che sono le esigenze delle persone in questa società. E qua si è detto che non si è parlato di alcune cose, ma non si è parlato di un'altra cosa, che poi è una cosa che va al di là di tutto, che è il rapporto tra stati nazionali e tecnologie. Oggi con la digitalizzazione, con la dematerializzazione delle attività e la disintermediazione delle attività, è diventato estremamente labile il rapporto tra il luogo dove si fanno le attività è il luogo dove si genera invece il valore aggiunto e il profitto. Cioè mentre prima questo avveniva all'interno degli stati nazionali, oggi non avviene più all'interno degli stati nazionali. Cioè tu puoi avere un paese del mondo, io porto sempre questo esempio, che progetta tutte le cose che si fanno in tutto il mondo, perché ha le competenze e ha il modello organizzativo che gli consente di fare. Oggi ci sono 10 big company a livello mondiale che fanno praticamente un fatturato che è corrispondente quasi al PIL dell'Europa.
dove stanno questi bureau? Nessuno lo sa, le persone pensano che stanno negli Stati Uniti, ma non è così, perché se per vedere le loro sedi legali, il posto dove ho i soldi, le regole che seguono sono delle regole transnazionali. Quindi oggi c'è anche un problema di rapporto tra stati nazionali, grandi organizzazioni internazionali, regolazione del commercio internazionale che è legato a un modello che è un modello fordista, non di un modello digitale, con quello che sta succedendo. Se si dibatte da 10 anni di come tassare il big del web e non si riesce a fare perché gli strumenti che noi abbiamo sono degli strumenti che sono assolutamente inadeguati rispetto al tema di quello che oggi noi abbiamo. Quindi io penso che oggi veramente si è arrivati al punto di dover rimettere in discussione completamente quello a cui noi siamo abituati, questo emerso, e lo dobbiamo fare, credo, partendo, oggi non è che posso parlare di tutto, però volevo sottolineare 3-4 punti che andiamo a pranzo, perché è sabato, quindi già abbiamo fatto molto bene. Allora, un primo aspetto, il tema della formazione, che mi sta molto a cuore, perché noi partiamo dall'università. Allora, oggi, io ripeto, la formazione deve diventare un diritto soggettivo dell'individuo. Bisogna partire da questo presupposto. Quando è stato fatto l'assistenza sanitaria universale, che è stata fatta perché gli stati non potevano reggere un costo sanitario di tante persone che si ammalavano, quindi non è stato fatto solo con un principio filantropico, è stato fatto anche con un principio di ridurre l'impatto che ovviamente, perché tu lavoravi sulla prevenzione, avevi persone che lavoravano di più, avevi persone che praticamente che stavano meglio, quindi alla fine era un benessere collettivo. Allora si è deciso che questo andava sulla fiscalità generale. Oggi il tema della formazione è un tema della formazione continua, un tema che non può essere più lasciato all'individuo, cioè l'individuo si forma perché altrimenti poi esce fuori dal mercato del lavoro. Perché quando esce fuori dal mercato del lavoro posto un costo sociale alla collettività altissimo. Allora a quel punto noi dobbiamo ripensare il concetto della formazione come un, diciamo, da un lato un obbligo da parte delle persone, dall'altro come un sistema in cui il finanziamento, il supporto economico deve venire in maniera significativa, non totalitaria, ovviamente dal datore di lavoro ma anche dallo Stato, quindi il sistema deve essere un sistema così. Quindi quando si fanno i contratti, nei contratti ci deve stare anche la quota di formazione obbligatoria che deve essere erogata, e le persone devono essere, come c'è l'obbligo dei vaccini, c'è anche l'obbligo di studiare, perché questa è una garanzia non solo del singolo, ma una garanzia della collettività. Quindi io credo che su questo va fatto un ragionamento che deve essere un ragionamento che deve essere completamente, insomma, rivisto rispetto a quello che si vedeva prima. Un altro tema è il tema di come organizzare il lavoro. Ecco, il tema dell'organizzazione del lavoro è il tema centrale, io credo. È vero che tante cose che vengono fatte vanno assolutamente in controtendenza rispetto a quello che deve essere. Allora, il problema non è l'orario di lavoro, è quello che si fanno per lavoro. Allora, uno può lavorare 40 ore alla settimana, 100 ore alla settimana e non fa niente. Allora, uno poi invece può lavorare un'ora alla settimana, almeno nell'accezione classica, e in quell'ora della settimana garantisce una produttività che è superiore di quello che ha lavorato, cioè che ha lavorato 100 ore. Allora, il problema è che noi siamo debolmente capaci di poter valutare la produttività, diciamo, individuale, il livello di produttività di un sistema. Questo è per esempio il grande problema della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è fatta solo su degli obblighi che sono degli obblighi convenzionali. Cioè io devo controllare che una persona sta 40 ore, 38 ore, 36 ore, 32 ore in ufficio, ho grandi difficoltà a controllare se quelle 32 ore lavora o non lavora, non posso premiare chi lavora rispetto a chi non lavora, se qualcuno fa un'ora in più poi gli devo pagare lo straordinario, però poi allora visto che prende poi non glielo posso pagare, alla fine lo costringo addirittura ad andarsene, perché quello potrebbe fare la causa di lavoro e poi chiedergli lo straordinario. Qual è la risposta a questo? Poi pigliamo le impronte digitali per capire se uno è entrato e uscito. Cioè questa, diciamo, è la risposta di un problema che è un problema straordinario. Allora, il tema di come riguardare anche il tema degli obblighi lavorativi
e la valutazione della produttività, questo è un tema molto complicato, però centrale, che deve essere, cioè, nel privato più si riesce un po' a fare, perché c'è più un rapporto più diretto tra il datore di lavoro e l'impresa, ma nelle grandi organizzazioni, ancora di più nella pubblica amministrazione, questo è estremamente complicato. Quindi questo aspetto è un altro degli aspetti che va messo sul tavolo, che poi è legato anche al tema delle risorse, perché il problema delle risorse è strettamente connesso al tema della produttività. Cioè, è chiaro che noi oggi, la grande limite dell'Italia è che il paese europeo che ha il livello di produttività più basso. Questo è legato a un sistema organizzativo medievale, a una scarsa qualità della forza lavoro, perché noi abbiamo il livello di alfabetizzazione della forza lavoro più basso in Europa, a imprese eccessivamente piccole e a un sistema di regole di burocrazia che, secondo me, se uno pensasse come è stato fatto, dice, ma chi l'ha pensato una cosa così folle di tutte le... E quelle che si fanno sono ancora peggio di quelle di prima, quindi praticamente è un processo che va in negativo, non va in positivo. Allora il tema è come aumentare la produttività, perché se si aumenta la produttività, a quel punto ci sono più risorse che consentono da un certo punto di vista di poter investire di più sulle persone e avere una crescita e una crescita superiore. Mi ha molto colpito una delle slide che ha fatto vedere il professor Tamburini, quando ha detto: noi ci troviamo oggi in un paradosso, che nei posti dove c'è piena occupazione abbiamo salari molto bassi e un grande disagio da parte dei lavoratori. Normalmente, se guardiamo la legge della domanda e dell'offerta, noi dovremmo avere che la base dell'economia è che in quei posti la gente dovrebbe essere pagata di più, cioè in quelle nazioni, in quei territori, e dovrebbe essere più contenta. Allora questo significa che il modello economico con cui noi interpretiamo questi fenomeni è sbagliato, c'è qualcosa di diverso. Quindi quindi l'aspetto oggi, e concludo perché andiamo via, oggi io credo che la riflessione non vada fatta tanto sugli aspetti quali sono le tecnologie, perché questa la continueremo a fare, siamo molto contenti di farlo, noi la sappiamo fare bene e quindi andremo avanti. Il problema è qual è la società che è in grado di gestire e di vivere con queste tecnologie, una società che sia più inclusiva, perché c'è il problema dell'inclusione, più equa, perché è ovvio che le tecnologie hanno aumentato la diseguaglianza sociale, la diseguaglianza territoriale, che è un altro aspetto estremamente grave, e noi nel mezzogiorno la paghiamo, cioè la desertificazione del mezzogiorno è fortemente legata anche a questa, alla nostra incapacità di poter gestire le tecnologie, e quindi che è anche a scelte sbagliate che sono state fatte. Alla fine, quindi, quello su cui noi dobbiamo riflettere, su quello. Cioè, quindi, però io faccio un appello all'ingegnere, oggi ho ascoltato Guglielmo con grande piacere, però Guglielmo rappresenta, non dico un'eccezione, ma rappresenta tra i filosofi una certa, l'interesse medio scientifico, ne ho parlato tanto con i miei colleghi giuslavoristi, cioè le scienze umane si devono preoccupare di questo problema. Cioè io non riesco a capire perché chi oggi delle scienze umane, no? Che hanno un ruolo fondamentale, ma gli piace molto studiare le cose di alcuni secoli fa e poco studiare quello che succede oggi, non so per quale motivo. Allora alla fine io faccio un appello ai filosofi, ai giuristi, a tutti quei, interessatevi di questi problemi, perché noi abbiamo bisogno di risposte, queste risposte, ma anche gli economisti, perché anche i miei colleghi economisti con cui ogni tanto discuto e li dico poi in senso positivo, perché cerco di stimolarli in questa direzione. Sta Giorgio, abbiamo fatto un gruppo che lavorava su questa cosa con difficoltà, perché non abbiamo trovato quasi nessuno che ci voleva partecipare, perché alla fine non riesco a capire perché su questi temi non c'è un interesse. Cioè se io fossi professore di filosofia dovrei fare questo, e devo dire in altre parti del mondo si sta facendo, io ho vari contatti su persone che lavorano su questi temi in Italia di meno. Allora io credo che un po'
queste tematiche vanno rimesse al centro del dibattito culturale. E devo dire, ho ascoltato con grande piacere l'intervento della dottoressa che è intervenuta perché finalmente ho sentito parlare di un grande, perché io ritengo che il ruolo dei sindacati sia importante, ho sentito finalmente un sindacato parlare in modo moderno, cioè noi abbiamo bisogno di un sindacato che difende i diritti dei lavoratori che veri in che senso? Quelli dell'oggi e del domani, non i lavoratori di un mondo che non c'è più. Allora quindi praticamente questo è estremamente importante, se noi non portiamo anche modernità nei rapporti sindacali noi non saremmo in grado di trovare delle soluzioni che siano delle soluzioni eque. E quindi il tema del contratto ibrido, che so che in alcuni settori già si sta applicando, noi adesso stiamo facendo una cosa nel campo bancario dove praticamente c'è una delle prime applicazioni, forse la prima fatta in Italia, di un contratto ibrido che ci hanno chiesto con la Federico II come essere hub di formazione, per quel che anche quello richiede una rivisitazione dei modelli formativi, perché è molto diverso formare una persona che deve fare il dipendente da uno che è dipendente e contemporaneamente libero professionista, usando modelli, linguaggi molto vecchi. Ecco, io credo che su questo veramente stiamo in una fase che è una fase molto interessante. Diceva, quando io ho parlato con il mio collega straniero recentemente, ho detto guarda, sono molto preoccupato perché vedo molta confusione, lui mi ha detto guarda, non deve essere preoccupato perché dalla grande confusione possono nascere delle grandi soluzioni. E quindi questo mi ha un po', come vi posso dire, dato un po' di ottimismo. Allora io penso che noi, questo è il momento in cui bisogna mettersi un po' insieme per vedere veramente di costruire delle grandi soluzioni, delle soluzioni che si deve fare in maniera cooperativa, con discorsi o discussioni come quelle che abbiamo fatto oggi, coinvolgendo saperi che vengono da tanti ambiti diversi, mettendo insieme istituzioni diverse, quindi il fatto che si discuta l'università, il sindacato, le istituzioni pubbliche è fondamentale, perché se non si parla non si può costruire un pensiero collettivo, perché noi oggi abbiamo bisogno di un pensiero collettivo che deve essere costruito parlando con le persone, non dando soluzioni, slogan, Twitter, questo non servono a niente, servono a fare un po' di propaganda ma non risolvono nessun problema, e soprattutto dobbiamo avere il coraggio del cambiamento. Per cambiare ci vuole coraggio. Se non si ha coraggio di cambiare si resta nell'illusione del passato e si a perdere, e io credo che noi siamo vicinissimi a perdere, siamo veramente vicinissimi a perdere, ad avere un paese che accetta il declino in maniera inesorabile, illudendo le persone che si può tornare al passato. Io credo che noi siamo vicinissimi a correre questo rischio, però perché siamo vicini al ciclo del bufone ci vuole una grande responsabilità, però anche un grande coraggio di proporre delle idee nuove. Io sono molto confidente che se vengono proposte delle idee nuove che vengono costruite in maniera collettiva, alla fine le persone le seguono, perché l'esperienza che noi abbiamo anche vissuto in Ateneo, in questo periodo in cui sono stato rettore, anche prima, è che quando le cose si discutono insieme e si costruiscono insieme e si ha il coraggio di avere una visione, anche quando sembrano impossibili da realizzare, alla fine ci si fa, e la maggioranza delle persone ti segue, perché la base della nostra società è ancora una base sana, e soprattutto bisogna coinvolgere i giovani, perché i giovani sono quelli che hanno il futuro davanti e quindi hanno il coraggio del cambiamento. Grazie.